Allora, buonasera a tutti. Io sono Chiara Belingardi e questa sera ho il piacere e l'onore di fare da moderatrice, prendere il posto di padrona di casa per questo seminario che è il quarto del ciclo Tecniche Sapienti. E questo seminario si chiama Oltre la città, progettare il territorio e l'ambiente. Io, mi avete già visto, sono dottoressa di ricerca in progettazione della città, del territorio e del paesaggio presso l'Università di Firenze. Ho partecipato alla ricerca Tecniche Sapienti in qualità di assegnista postdoc. Sono parte della rete del laboratorio Minerva di Sapienza, di cui abbiamo avuto già il piacere di ascoltare la coordinatrice Marcella Corsi, e sono anche membro del gruppo di ricerca Casa D, che Care Safety and Diversity, che è un gruppo di ricerca multidisciplinare interuniversitario tra diverse università, e sono anche membro del collettivo che cura l'Atelier Città sul sito dell'Associazione Internazionale delle Filosofe nella sede italiana. Siccome abbiamo visto che in questi mesi che le cose da dire e i contenuti sono moltissimi, io darò il buon esempio. Taglio tutto e do direttamente la parola a chi ha il compito di salutarci e di accoglierci all'interno di questo seminario. Quindi do subito la parola alla direttrice del Dipartimento di ICEA, la professoressa Daniela D'Alessandro. Se mi sentite, mi sentite? Intanto buonasera a tutti. Ringrazio Claudia Mattogno, la collega Claudia Mattogno e tutti gli organizzatori di questo ciclo di seminari per l'interesse che stanno suscitando e perché è per il nostro dipartimento una bella opportunità di condividere contenuti così importanti e soprattutto per valorizzare il contributo femminile, tra virgolette, alla ricerca e alla scienza e all'ingegneria in modo particolare. Prima di tutto volevo portarvi i saluti del Dipartimento di Ingegneria Civile, che accoglie Civile Edile Ambientale, che ha a suo modo promosso questa attività. E poi in particolare volevo soltanto riflettere un momento sui contenuti di questo seminario in particolare, che ha un titolo assolutamente interessante, Oltre la città, progettare il territorio e l'ambiente. Ovviamente questo tema, poi come vedremo, è declinato attraverso la presentazione di una serie di profili di donne che hanno contribuito a modo loro, in base al loro percorso, a questo tipo di attività. Ora, io sono un medico come formazione e lavoro da oltre 20 anni all'interno della facoltà di ingegneria. E sentire parlare di progettare il territorio e l'ambiente è qualcosa che mi intriga in modo particolare perché trovo che sia il senso del percorso che ho deciso di seguire nella mia vita professionale, perché pur essendo un medico mi rendo conto che la salute oggi, che è il tema principale della mia disciplina, perché sono professore di sanità pubblica, igiene e sanità pubblica, la salute trova la sua realizzazione oggi principalmente attraverso una serie di interventi che riguardano il miglioramento delle condizioni di vita. In passato la sanità pubblica ha contribuito molto alla realizzazione di tutta una serie di interventi sull'ambiente che hanno contribuito a migliorare le condizioni di vita, tenendo presente le problematiche sanitarie del passato. Solo a Roma personaggi come Corrado Tomasi Crudeli, Angelo Celli, Giuseppe Sanarelli, fino a Puntoni, Vittorio Del Vecchio, Dac, uno degli ultimi, il professor Fara, a modo loro hanno contribuito a questo miglioramento della salute attraverso la realizzazione di una serie di interventi che riguardavano sia la prevenzione delle malattie infettive, principalmente in passato, e poi progressivamente sempre più un'attenzione verso la cronicità,
che è il tema dominante di salute di oggi. Ora, io credo che valga la pena in questo momento di focalizzare l'attenzione su un aspetto. Vi ho detto che oggi il problema prevalente è la cronicità, ma la cronicità è multifattoriale. Le malattie croniche di oggi sono legate all'inquinamento atmosferico, alle condizioni di vita, alla sedentarietà, a tanti problemi che dove trovano una risposta? Nella progettazione, nella realizzazione di ambienti sani, nella organizzazione di spazi compatibili col benessere e la salute delle persone. Quindi tutto questo all'interno di un dipartimento come il nostro, che è un dipartimento multidisciplinare, è un dipartimento che drena all'interno competenze molto diverse tra di loro e profili formativi diversi, da biologi, ingegneri, architetti, chimici, medici, eccetera, può contribuire in qualche modo a trovare risposte integrate e più articolate, perché questo è il problema. Mentre nel passato la malattia infettiva era una risposta di tipo lineare, dovevi dargli una terapia che era l'antibiotico, poteva essere il vaccino, oggi no. Oggi le risposte ai problemi di salute sono risposte reticolari, risposte complesse che implicano tanti tipi di attività integrate tra di loro. E quindi nella progettazione di oggi, questa progettazione del territorio e dell'ambiente, proprio per andare incontro a queste tematiche, alla prevenzione di questi problemi di salute, gli aspetti sui quali è necessario focalizzare l'attenzione spaziano dal consumo responsabile e sostenibile delle risorse ambientali, quindi scegliere soluzioni che rispettino tutto questo, pensare alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici e alle emergenze in generale. La Covid-19 ci ha fatto capire che le emergenze non sono soltanto terremoti, ma sono di tanti tipi e tutte in qualche modo incidono e hanno bisogno di ripensare anche la progettazione, la realizzazione di spazi diversi. Pensare a come migliorare le prestazioni energetiche negli spazi di vita e costruiti, fino ad arrivare a tutti interventi più articolati che vanno dagli specifici interventi di rigenerazione urbana all'attuazione di tutte le politiche per l'economia circolare. Insomma, tutti questi aspetti nel loro insieme fanno parte del progettare il territorio e l'ambiente. Sono parole chiave che fanno parte di questo percorso e di questo ragionamento articolato. Quindi, cosa dire di questo? Come può contribuire la sanità pubblica a tutto questo? E mi avvio alla chiusura per lasciarvi il tempo per fare le altre cose. Devo dire, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per quanto riguarda la sanità pubblica, in passato riteneva che le parole chiave fossero proteggere, promuovere la salute, prevenire la cattiva salute, prolungare la vita. Oggi, diciamo ormai già da qualche anno, ma da pochi anni rispetto agli altri, è stata aggiunta una nuova parola che fa parte dei contenuti della sanità pubblica: creare salute. E creare salute vuol dire principalmente creare contesti salutogenici, cioè per esempio città salutogeniche. Che vuol dire città salutogeniche? Che vuol dire una città che è progettata e realizzata in modo tale da orientare le scelte della popolazione verso comportamenti che fanno salute, dal camminare, muoversi, scegliere gli alimenti giusti, fare tutta una serie di attività di questo tipo. Quindi in questa situazione pensare a una città salutogenica non può che implicare una collaborazione fortissima tra tante competenze, e queste competenze vanno ovviamente dalle competenze tecniche, e qui le tecniche sapienti saranno attrici protagoniste, al supporto e all'aiuto di altre professionalità che in qualche modo possono dare delle chiavi di lettura che possono essere utili a realizzare e a rispondere di più ai bisogni delle persone. Con questo credo di avervi rubato abbastanza tempo, vi auguro un buon seminario e vi ringrazio moltissimo per lo spazio che mi avete concesso. Grazie. Grazie Daniela. Grazie a lei, grazie per questo comunque interessante e pieno di contenuti saluto. Cioè, non è stato un banale benvenuto, ma è stato già
un primo passo verso i temi del nostro seminario, quindi grazie doppiamente per il benvenuto e per le informazioni. E adesso do la parola a Donatella Maiola Tesi, che ci ha accompagnato durante tutti questi seminari e anche sarà presente durante il prossimo. E lei è presidente dell'Ordine degli Architetti di Ancona. Grazie della presentazione. Un ringraziamento particolare va a Claudia Mattogno, ancora alla nostra Daniela D'Alessandro, e ringrazio anche la moderatrice Chiara Beringardi. L'Ordine d'Ancona è molto lieto di aver dato il patrocinio all'intero ciclo dei seminari, siamo al penultimo appuntamento. Io vorrei appunto soltanto ringraziare per aver, come dire, incluso questo argomento nel ciclo di seminario Tecniche Sapienti. E noi nei nostri seminari abbiamo avuto modo di vedere come nell'esplorazione dell'architettura e della pianificazione territoriale attraverso l'ottica del gender abbiamo scoperto che molte diseguaglianze purtroppo esistono e c'è anche a volte uno sviluppo urbano trascurato. E in questo momento, che cosa dire, ci sono degli esempi in diverse città straniere di pratiche di progettazione e di pianificazione di genere. E certo, sono auspicabili anche in Italia, perché dovremmo creare delle soluzioni e anche stimoli di incremento di quella che è la qualità della pianificazione e anche metodi per la partecipazione femminile alla pianificazione e al processo decisionale soprattutto, quindi inglobare figure femminili fra gli esperti. Questo il più possibile. Volevo portare anche una testimonianza come dire, un ricordo a Renata Bizzotto, perché ho avuto modo di conoscerla proprio in quest'ultimo anno, e per una questione proprio di ricerca di materiale, quindi ho avuto diverse relazioni telefoniche, diversi contatti, anche fisici, perché poi ci siamo anche incontrate, e sono molto felice che in questo pomeriggio venga ricordata con un intervento dedicato interamente a lei. Grazie, e lascio spazio ovviamente alle relazioni. Grazie mille. Grazie all'architetto Maiola Tesi. Allora, adesso a questo punto possiamo entrare direttamente nel vivo, insomma, del nostro seminario. Voi lo sapete ormai, essendo arrivati al quarto, questo è un ciclo di seminari che scaturisce dalla ricerca Tecniche Sapienti. È una ricerca che è stata condotta a partire dal 2018 da diversi dipartimenti dell'Ateneo Sapienza e coordinata dalla professoressa Mattogno, sulla presenza, sugli apporti e sulle figure femminili che hanno seguito delle carriere di formazione e di ricerca in alcune delle discipline STEM dell'Ateneo. Quindi abbiamo avuto il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, di Architettura e Progetto, di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura, di Storia di Antropologia, Religione, Arte e Spettacolo e di Matematica, oltre ad aver avuto l'apporto di alcune giovani ricercatrici appassionate a queste figure che hanno incontrato e che si sono, insomma, affezionate a loro e di cui hanno avuto voglia di parlarci. Insomma, queste figure ormai sappiamo quali sono donne che si sono iscritte a ingegneria, giovani donne che si sono iscritte a ingegneria tra il 1910 e il 1968, sono le prime studenti e laureate di architettura, sono le prime che si sono iscritte agli ordini e che hanno intrapreso carriere che ancora oggi sono pensate come appannaggio esclusivamente maschile o quasi esclusivamente maschile. Sono donne che hanno conquistato autorità e autorevolezza dentro i corridoi di Sapienza in ambiti che non erano per niente accoglienti o che comunque le vedevano come figure rare, strane, insomma.
diventando però figure che hanno lasciato il segno nelle persone che hanno incontrato, quindi la cui eredità è giusto ricordare e portare avanti. E per mettere in luce particolarmente quello di cui quali sono stati gli apporti, le loro riflessioni, i loro risultati professionali e anche scientifici, abbiamo pensato appunto di tematizzare questi seminari, per cui il primo è stato quello, insomma, diciamo, di introduzione alla ricerca. Ce n'è stato uno a proposito della casa, dell'abitare, uno che ha ampliato ancora un po' lo sguardo per parlare dei quartieri e dei servizi all'interno dei quartieri, e in questo seminario che si chiama Oltre la città, progettare il territorio e l'ambiente, parliamo di quello che è lo sguardo ancora più ampio, quindi non solo più solo a dimensione urbana, ma anche a dimensione, se vogliamo, regionale, o comunque a dimensione multidisciplinare ambientale, come giustamente ci faceva ricordare la professoressa D'Alessandro. E invece il prossimo seminario, così vi invitiamo direttamente anche al prossimo, che sarà l'ultimo venerdì di giugno, parleremo di donne che in particolare hanno lavorato sulle questioni di comunicazione, sia essa artistica, sia essa diciamo didattica dell'architettura e del progetto. Quindi, prima di passare la parola alle nostre relatrici e al nostro relatore di oggi, mi introduco ancora più al seminario di oggi parlandovi e prendendo ispirazione da un libro di Marisa Rodano. Il libro si chiama Una storia dell'Udi, memorie di una che c'era per una storia dell'Udi, e a un certo punto lei racconta di come aveva messo insieme una commissione di architette e docenti di architettura per parlare del piano regolatore di Roma. Questa famosa commissione dell'Udi a noi urbaniste e urbanisti è tanto cara, perché è stata una delle grandi contributrici alla legge sugli standard urbanistici. E a un certo punto una di queste donne che fanno parte, che erano comunque professioniste e docenti affermate, dice: io ho studiato per fare grandi piani, ma purtroppo mi devo accontentare di fare l'allenatrice, perché questo è considerato un mestiere più da donne. E d'altronde, appunto, ancora adesso c'è qualcuno che, senza voler citare direttamente, però, che considera che esistano dei mestieri da donne e che le donne non siano in grado di affrontare discipline cosiddette hard, insomma, le discipline più dure. Ora, lasciando la parola alla prima relatrice, vogliamo dimostrarvi comunque come invece le donne non solo sono in grado di mantenere uno sguardo ampio, di avere a che fare con diversi elementi, di gestire piani, progetti e pensieri multidisciplinari e appunto con ampie prospettive, ma lo fanno in maniera particolarmente proficua e originale. Quindi, senza perdere altro tempo, passo la parola a Luna Kappler, che ci parlerà di Gabriella Bellante De Martis, la scuola di igiene ambientale. Luna Kappler è alfiere del lavoro, laureata in ingegneria edile e architettura e studente dottoranda di ricerca in infrastrutture e trasporti per il Dipartimento di Ingegneria presso il Dipartimento di CEA. Dal 2018 approfondisce il contributo delle donne nella progettazione nell'ambito delle ricerche di Ateneo coordinate dalla professoressa Battogno e nella rete Casa di Eva. Chiara, grazie tanto per l'introduzione, e spero vediate tutti quanti lo schermo. Scusate se mi sono anticipata nella condivisione, ma crea sempre una certa ansia dover aprire, e volevo innanzitutto ringraziare la professoressa Claudia Mattogno per avermi coinvolto in questa ricerca e avermi anche appassionata di un tema che mi do di questa ricerca. E anche un altro ringraziamento. Abbiamo sentito Luna, scusa, l'ultima frase, sì, c'è stato un momento di vuoto. Puoi ripetere l'ultima frase, grazie. Sì, dicevo che volevo anche ringraziare la professoressa Claudia Mattogno per avermi coinvolta dall'inizio di questa ricerca e per avermi consentito anche di appassionarmi di un tema al quale
seppur stranamente non mi ero interessata prima un po' per il mio percorso e forse anche fortunatamente per un'esperienza positiva che ho avuto durante i miei studi nella facoltà di ingegneria. E volevo anche prima di iniziare ringraziare anche la professoressa, la direttrice Daniela D'Alessandro, perché se vogliamo questo mio intervento di oggi nasce con un'intervista che ho fatto qualche anno fa o più di un anno fa direttamente a lei, che mi aveva introdotto la figura di Gabriella Bellante De Martis e anche il significato del ruolo della scuola di igiene all'interno della progettazione urbana e territoriale. Entrando insomma nel vivo dell'attività, mi volevo soffermare un po' sul perché approfondire pure in particolare e questo tema. Il riordino della Facoltà di Ingegneria della Sapienza di Roma è avvenuto in più fasi. Negli webinar precedenti c'è stato modo di approfondirlo nel dettaglio anche grazie all'intervento del preside della facoltà, il professor D'Andrea, ma in particolare poi nel 1989, facendo seguito a un decreto del Presidente della Repubblica, è stata offerta l'opportunità di riflettere sulle implicazioni della conseguente introduzione degli insegnamenti obbligatori dell'igiene applicata per le sezioni edile idraulica di ingegneria civile e dell'ingegneria sanitaria per quanto riguarda ambiente e territorio. Il lavoro quindi di ricerca sul quale mi sono soffermata intende esaminare allora delle implicazioni che vanno oltre le questioni tecnico-scientifiche e tecnologiche e che riguardano invece un inedito rafforzamento del ruolo femminile nella facoltà, proprio derivante dall'introduzione di queste discipline peculiari e esemplificato dalla figura della professoressa Gabriella Bellante De Martis. Si è abbastanza dibattuto all'inizio di questa ricerca Tecniche Sapienti circa il numero delle donne, quindi circa la presenza delle donne all'interno della facoltà. E questo contributo invece si focalizza su un altro aspetto, ossia sull'attribuzione di un ruolo maggiore in capo alle donne dovuta a questa introduzione di nuove discipline. Evitando quindi di soffermarsi sul solo dato quantitativo, che vede sicuramente le docenti donne numerose in questo settore disciplinare rappresentato da Gabriella Bellante, il caso è rappresentativo di come delle donne provenienti da contesti in cui la pressione di genere risultava sicuramente minore rispetto alla condizione presente nella facoltà di ingegneria, quindi discipline quali quelle della biologia e della medicina, ma anche se vogliamo le docenti donne provenienti dalla facoltà afferivano anche a matematica, a fisica, a storia, arte e all'architettura, e siano quindi riuscite nella facoltà a stabilire una serie di interazioni con la capacità di apportare dei contenuti nuovi e critici in percorsi che sembravano universalmente consolidati e prettamente maschili. Ora, perché soffermarsi poi sulla figura di Gabriella Bellante De Martis? Tendenzialmente per tre motivazioni, delle quali due mi erano abbastanza chiare all'avvio della ricerca e delle quali una invece si è approfondita attraverso l'interlocuzione con lei. Allora, la prima motivazione essenziale era l'opportunità di ricevere una testimonianza diretta dalle persone che l'hanno conosciuta e testimonianza diretta ovviamente da lei, quindi attraverso la possibilità di svolgerle un'intervista. Questo perché in realtà, per onestà anche scientifica, lei non è stata la prima di questo settore disciplinare a introdursi all'interno della facoltà, e vede prima di lei la presenza di Adele Simonetti d'Arca, che le è stata di forte sostegno e ispirazione, come vedremo in seguito, ma comunque il secondo aspetto, diciamo, mi ha portato ancora di più a orientarmi sulla sua persona. E questo aspetto riguarda un rapporto abbastanza documentato da chi l'ha conosciuta, molto solido tra lei e le discipline ingegneristiche in generale, per quanto riguarda il contesto familiare in cui lei è cresciuta, e tutto questo poi è stato confermato, come vi dirò in seguito. Il terzo aspetto che mi ha portato a scegliere questa figura e che ho scoperto solo in seguito, approfondendo il suo profilo, è una sorta, se vogliamo, di disallineamento tra il clima che lei aveva vissuto di estremo apertura, diciamo, alle donne all'interno del suo contesto familiare, che invece si andava leggermente a scontrare con quella che era la realtà effettiva all'interno della professione. E cerco, diciamo, di spiegarmi meglio.
Fino ad allora la facoltà di ingegneria, che aveva una chiara discendenza da quelle che erano le discipline tecniche legate alla scuola di ponti e strade dello Stato Pontificio, si era soffermata, aveva marcato questo aspetto dominante dei saperi, cosiddetti saperi tecnici, saperi legati anche al mondo del calcolo strutturale prettamente e anche della progettazione impiantistica. In quel tempo, quindi nel tempo in cui Gabriella Bellante si trova ad operare, a studiare, invece il dibattito diventava su quali potessero essere gli altri apporti all'interno del progetto, ma anche all'interno della tecnica. Le riflessioni quindi iniziavano a guardare sui temi dello spazio costruito, dello spazio pubblico, del rapporto con le persone, quindi in termini di fruizione e accessibilità, e proprio quello che ha ricordato la direttrice Daniela D'Alessandro, ossia le condizioni di vita e di benessere. A questo punto voglio partire, iniziare ad addentrarmi nel profilo di Gabriella Bellante De Martis, iniziando dalla fine. Cioè, un anno fa io ho svolto un'intervista nella sua abitazione, nella quale un'intervista prettamente biografica, in cui lei mi ha raccontato quella che era stata la sua esperienza, da partire dalla nascita fino ad arrivare ai riconoscimenti, numerosi riconoscimenti che ha avuto nella sua carriera, e alla fine. E lei mi ha detto: ma che cosa farai con questa intervista? E quindi io le ho accennato sia del convegno che di eventuali pubblicazioni e racconti che potevano essere ispirati dalle sue parole, e gli ho chiesto qualora io dovessi parlare di lei come vorrebbe essere definita, e lo trovate qui sintetizzato, e secondo me ogni parola mi ha risposto di getto senza pensarci troppo, e credo che ogni parola di questa definizione abbia un senso ben preciso. Ha detto: mi ritengo una curatrice e modificatrice dell'ambiente umanizzato. In questa definizione ci sono tre elementi, se non quattro elementi. Il primo è l'aver utilizzato il termine di curatrice, volto proprio a connotare l'approccio che lei ha avuto durante il suo operato, volto alla cura, la quale anche si è parlato spesso in questi seminari, che si può ravvisare il termine modificatrice, è volto proprio a connotarsi con una forte capacità di agire concretamente. Questo significa che attraverso la sua attività scientifica lei riconosce la possibilità di poter portare un apporto concreto all'interno delle discipline del progetto. E il terzo elemento riguarda il riferimento all'oggetto della cura e della modifica, ossia l'ambiente, che viene connotato da un attributo abbastanza dibattuto, umanizzato, secondo me anche volutamente utilizzato con la radice maschile, come a significare che lei si sarebbe trovata ad agire su un ambiente che aveva anche una dominante interazione maschile e antropica. Volendo entrare invece all'interno del suo profilo per capire meglio forse perché era arrivata a definirsi così, mi voglio soffermare su due fasi della sua attività. Qui in questa slide trovate degli elementi relativi alla sua formazione, quindi dalla nascita al suo primo affermazione nel mondo scientifico. E il secondo punto che trovate posto in evidenza è per l'appunto l'incontro con Adele Simonetti d'Arca, che avevo citato inizialmente. Questo incontro risulta molto importante per orientare la carriera di Gabriella Bellante e le sue scelte in termini di studi. Come è avvenuto? Mi racconta Gabriella Bellante che il fratello si trovava a seguire delle ripetizioni di matematica, per l'appunto con Adele Simonetti d'Arca. Allo stesso tempo la stessa frequentava un amico di famiglia chiamato Gastone Maresca, che era un professore di strade a Bari, e la consigliava per le sue scelte di studi, spingendola anche un po' verso il campo dell'ingegneria. E Gabriella Bellante si confida con Adele Simonetti d'Arca, dimostrandole questa sua propensione verso questi aspetti dell'ingegneria,
e rimane però affascinata allo stesso tempo circa gli studi che Adele Simonetti stava conducendo sul rapporto tra l'igiene e la componente anche impiantistica dell'edilizia. E di qui accoglie il suo suggerimento di addentrarsi nel campo delle scienze biologiche. Quindi effettivamente si iscrive a scienze biologiche nel 1949, nel secondo anno di università entra sempre insieme ad Adele Simonetti all'interno dell'Istituto di Igiene e da lì inizia i suoi studi circa l'ambiente costruito. Si laurea in scienze biologiche il 6 marzo a circa 22 anni. Si laurea molto giovane anche perché era considerata poi in famiglia una ragazza prodigio, cioè era andata in prima elementare a 4 anni, aveva saltato la quinta elementare, ha saltato la terza media e eccelleva negli studi. A questo punto, dopo la laurea in scienze biologiche, racconta che il suo percorso non era stato poi così semplice. Aveva dovuto aspettare più di 10 anni per potersi inserire in un modo adeguato all'interno del mondo universitario. Nel frattempo aveva fatto carriera nelle scuole e attività di libera docenza in igiene. Nel 1966 diviene assistente ordinario, in un tempo in cui c'erano due cattedre di igiene edilizia, una della DARCA, una del Comune di Roma, in capo a un medico provinciale di nome Martelli. Dopo questo periodo di libera docenza riesce a sostenere nel 1986 il concorso ordinario di igiene applicata nel settore IGAR 03, igiene sanitaria ambientale, e insegna fenomeni di inquinamento. Durante questo percorso la sua produzione è molto vasta. Si va a soffermare sull'ambiente domestico, sulle attrezzature prettamente pubbliche, sul tema dell'acqua e gli impianti, il suolo e il verde urbano. Il suo campo di interesse riguardava prettamente, i suoi studi molto interessanti riguardavano in particolar modo il tema delle attrezzature fruite dagli studenti della facoltà stessa di ingegneria e lo studio della qualità. Due minuti. E lo studio della qualità dell'aria e degli effetti di queste condizioni sul benessere psicofisico degli studenti stessi. I suoi ambiti riguardano poi le risorse idriche, le acque reflue, quelle destinate al consumo personale, i rischi di contagio, la qualità dell'aria negli ambienti chiusi e le implicazioni igienico-sanitarie nella progettazione delle reti verdi urbane. Le sue ricerche si muovono dalla consapevolezza che il rapporto tra salute e ambiente sia una condizione indissolubile delle scienze, soprattutto se si guarda il legame tra le patologie e i fattori esterni. Tutto questo descrive il suo approccio orientato alla cura. L'approccio di modifica invece deriva dal fatto che tutto questo si è tradotto nel suo percorso in suggerimenti pratici da introiettare all'interno della progettazione dello spazio costruito e dello spazio pubblico. L'interesse nei suoi confronti si rivela in questa sede determinante per il suo essere donna tra gli ingegneri. Quel disallineamento di cui parlavo all'inizio tra famiglia e formazione racconta che l'avevano anche portata nei confronti degli studenti con i quali si interfacciava ad acquisire un nuovo tipo di linguaggio, ossia a comprendere che per poter, racconta lei, per poter essere di impatto all'interno delle facoltà di ingegneria, lei doveva essere innanzitutto capita dai colleghi maschi delle discipline tecniche e capita dagli studenti. In questo senso racconta come i giovani siano stati importanti per farle acquisire un metodo che potesse essere impattante e che potesse consentire anche alle sue parole di essere riconosciute come importanti. Tutto questo si abbinanca a un altro elemento al quale non abbiamo trovato risposta insieme, cioè questa difficoltà iniziale a rendere la materia impattante per i settori della progettazione. E questo l'elemento che lascio aperto, diciamo, a ulteriori considerazioni è che lei non sa rispondere se in realtà questo minore impatto sia dovuto al suo essere donna o all'effettiva difficoltà
per la disciplina di accogliere degli apporti che fino allora erano considerati distanti. L'esempio comunque di Gabriella Bellante mi ha consentito in qualche modo di andare oltre alla questione della presenza-assenza delle donne e di soffermarmi invece su degli ulteriori apporti metodologici e sul rafforzamento della visione interdisciplinare che rendono naturale e determinante la presenza femminile nella facoltà dalla sua esperienza ad oggi e come io ad oggi sono anche abituata. Grazie Chiara. Grazie, grazie Luna, è un bellissimo intervento e penso che questo incontro con Gabriella sia stato, con Gabriella Bellante De Martis, sia stato un bellissimo, una bella opportunità anche insomma per te. A me ha colpito molto quando parlava dell'idea della cura. Allora adesso do la parola a Ruggero Lenci, che è architetto, professore associato di progettazione architettonica, membro del dottorato di ricerca in ingegneria dell'architettura e dell'urbanistica presso il Licea e ha partecipato a numerose ricerche su progettazione architettonica, tipologie edilizie. Ha recentemente coordinato una ricerca di cui è da poco uscita la pubblicazione di nome Ingegneri e Architetti della Scuola Romana di Architettura. E il suo intervento parla di Renata Bizzotto, la presidente dell'Ordine degli Architetti e prima ordinaria ICAR a Ingegneria. Prego Ruggero. Grazie Chiara. Allora, sì, il titolo è questo. Dunque, Renata Bizzotto ci ha lasciati lo scorso mese, ci ha lasciati in aprile. È stato un grande dolore per molti di noi e, appunto incontrarci quella mattina di aprile e celebrare appunto le sue esequie, tra l'altro fuori dalla chiesa dove lei abitava nel quartiere Prati. Lei abitava sopra il negozio Coin di via Colla di Rienzo, quindi aveva un appartamento che era situato proprio, che è situato sopra il soffitto di Coin e si lamentava moltissimo perché questi di Coin hanno fatto dei lavori incredibili rimuovendo delle strutture portanti ed erano in contestazione, erano con gli avvocati perché lei continuamente aveva gli bucavano il pavimento di casa per appendere dei lampadari, insomma questi di Coin le hanno reso la vita veramente difficile negli ultimi anni. E quella mattina appunto c'è stato questo momento di raccoglimento proprio fuori dalla chiesa, era una bella giornata di sole e le abbiamo dato l'ultimo saluto con grande affetto. Dunque, lei nata nel 1935 a Galleria Veneta, in provincia di Padova, e si è trasferita con la famiglia a Roma dove i genitori non erano ricchi, quindi lei ha dovuto darsi da fare con anche dei limiti proprio di tempo. Il padre gli ha detto devi laurearti in 5 anni e lei così ha fatto. Nel 1960 si laurea in architettura, non senza difficoltà perché in quel periodo essere donna rappresentava una diciamo possibilità di non arrivare alla fine del cursus studiorum, quindi di lasciare interrotto il lavoro, e gli assistenti, i professori non erano contenti di questo, quindi già partiva con un diciamo voto negativo da questo punto di vista. Dopodiché le chiedevano ma lei ha qualcuno in famiglia che l'appoggia, qualche architetto, qualche costruttore, e lei diceva no, ecco, doppio voto negativo, perché appunto in quegli anni i vari diciamo professori della vecchia guardia giudicavano un po' così rispetto a questa professione, l'architettura, che era diciamo insegnata in una facoltà da poco, perché la scuola d'architettura si apre nel 1920
grazie a Giovannoni in particolare, e nel 1935 diventa facoltà. Quindi sostanzialmente nel 1955, quando lei fa domanda di iscrizione e poi viene accettata, è giovanissima, una facoltà che ha 20 anni. E continuando, dal 65 al 74 è assistente volontaria di disegno e ingegneria, quindi inizia subito a avvicinarsi alla facoltà di ingegneria. Dal 68 al 73 svolge lezioni integrative di disegno ed architettura. Dal 74 all'80 è assistente ordinaria a ingegneria. Dall'80 è professoressa associata, sempre ingegneria. Dal 92 per due mandati è presidente dell'Ordine degli Architetti di Roma e dal 2004 è professore ordinario ICAR. E nel suo raggruppamento, che è quello di disegno, quindi sostanzialmente possiamo dire che lei è la prima ICAR che è diventata ordinaria alla Facoltà di Ingegneria di Roma. La Bellante De Martis è diventata ordinario in un raggruppamento, ma non ICAR. Quindi ecco, lei è la prima ICAR. Nel 2007 è in pensione. E la sua tesi di laurea in architettura, la fa con Achille Petrignani, che è stato un grande professore di soprattutto di materie legate all'urbanistica da un lato e alla tecnica delle costruzioni da un altro, cioè come si costruiscono gli edifici dal punto di vista proprio del dettaglio. E questa, diciamo, è la parte che lo caratterizza di più, proprio perché lui ha scritto un manuale che è stato redatto in gran parte da Renata Bizzotto. Cioè Renata Bizzotto lo ha aiutato moltissimo nella redazione del manuale, appunto, cosiddetto Petrignani. E la sua tesi di laurea è su Trento, e in realtà lei la sviluppa con Plinio Marconi, che è la sua guida in questo senso. La cappella di famiglia della famiglia di Raimo è il primo edificio, e guardate la delicatezza delle linee, no? Dove non troviamo un barocco, però troviamo un côté, diciamo, che risponde ad una gentilezza che alleggerisce, no? un brutalismo architettonico che in quel momento era anche evidente, e questa copertura che è staccata dal volume, e quindi insomma si sente questa gentilezza nelle linee, nelle curve, nei tori di questa cappella per questa famiglia che dopo, appunto, la realizzazione di successo, perché è piaciuta, la stessa famiglia chiede lei di fare una villa Sperlonga, che è un piccolo capolavoro. E quindi qui voglio dire, quando noi parliamo di territorio dalla scala del progetto di Trento, quindi del piano regolatore con Plinio Marconi, che è diciamo il suo relatore e che poi otterranno l'incarico, quindi questo, la tesi di laurea di Renata Bizzotto diventerà un incarico per il piano regolatore di Trento, alla piccola cappella, quindi alla scala dell'elemento così minuto ed eterno, quale può essere una cappella, alla villa, sono varie, appunto, scale diverse dell'architettura, e se si affrontano e si risolvono con sapienza, come ha detto prima Daniela D'Alessandro, danno luogo a questa nuova filosofia di un progetto che produce una nuova visione di una sanità per la vita, cioè una visione per la vita, per progettare la vita ontologica, quindi è qualcosa di grandioso. E lei in questa villa è riuscita anche molto bene, non fosse per il rapporto con questa famiglia che però a un certo punto insomma, l'hanno un po' raggirata, diciamo la verità, perché lei ha lavorato moltissimo per fare questo progetto,
guardate appunto la delizia di queste diciamo di questi accostamenti tra una muratura e invece una parte superiore intonacata con la finestra d'angolo in un luogo, anche qui troviamo qualche linea barocca, quindi anche un avvicinamento lieve, no, a alla storia dell'architettura nella contemporaneità, in un luogo nel quale lì accanto c'è la famosa villa progettata da Mario De Renzi con materiali simili. Ecco, perché raggirata? Perché questa famiglia in una sera, una festa, le ha chiesto se avrebbe voluto fare la villa per loro e lei ha risposto sì, va bene, ve la faccio. E allora il marito era una coppia, ha preso un foglietto di un tovagliolo, ha scritto l'architetto Bizzotto realizzerà questa villa e gli ha detto e quanto costerà questa cosa, quant'è la sua parcella, insomma è lì tra un bicchiere di spumante, una cosa hanno detto ma che vogliamo mettere una cifra così simbolica, una cosa, hanno messo una cifra bassissima e hanno detto vabbè la firmi, l'ha firmata e alla fine è finita la villa con un lavoro enorme che c'è stato, perché quando uno inizia un progetto di architettura i costi sono importanti, un impegno andare lì eccetera, insomma alla fine le hanno dato un quinto di quello che le dovevano dare. Lei per questo motivo poi si è avvicinata all'ordine degli architetti per le sue rimostranze e in quel modo lì è diventata poi la presidente dell'ordine degli architetti, la mitica presidente dell'ordine degli architetti. Se abbiamo tempo vi racconterò meglio la storia. Altro progetto, il piano regolatore di Salerno in gruppo con Paolo Portoghesi capogruppo, un gruppo molto numeroso, non se ne farà niente dopo un lavoro immenso, perché lei nell'intervista ha lamentato il fatto che quando un gruppo è così esteso, ma non appunto come diceva Daniela D'Alessandro, fatta da un gruppo fatto di competenze diverse che ci deve essere, ma un gruppo dove c'è una sovrapposizione di competenze, si finisce per non mettersi d'accordo, per mandare le cose alle lunghe, a volte per litigare, e quindi sostanzialmente questo piano regolatore è stato disegnato, però poi non è stato attuato. Quindi altre esperienze progettuali importanti, come questo dell'ospedale psichiatrico di Fermo, una gentilissima progettazione anche in questi disegni a matita, molto oramai diciamo difficilmente visibili, e poi la Dispoli, sempre il gruppo, il piano regolatore di la Dispoli, questa città, no, che è voluta Ladislao, dal principe Odescalchi, e che abitava nel castello, aveva appunto il castello Odescalchi sulla costa, e lì aveva tantissimi ospiti, finché a un certo punto a tutti questi ospiti insomma ha detto vabbè adesso vi trasferisco tutti quanti in blocco e fondo una città, ha fondato questa città di La Dispoli, e quindi poi questa città è partita e a un certo punto ha avuto bisogno di un piano regolatore nel quale ha costruito nella città di La Dispoli una scuola molto interessante su uno schema geometrico che negli anni 70-80 era diciamo il modello, quello con una corte centrale, sostanzialmente tutti i padiglioncini intorno, davvero interessante. Ma poi io ho scelto solo qualche progetto, il piano di recupero del centro storico di Campagna in provincia di Salerno e altre ville, la Villa Vitali, ecco, e quindi diciamo che Renata Bizzotto ci lascia una eredità importante, perché lei, essendo stata professore di disegno, però nel disegno ha coagulato tutti i suoi interessi, da quelli sviluppati con Achille Petrignani e con il figlio Marcello, legati al disegno tecnologico dell'architettura,
all'urbanistica, quindi tutte le scale del disegno, fino ad arrivare alla costruzione della villa, alla piccola cappella e alla, diciamo, al rilievo. Quindi una professoressa che, diciamo, attraverso il disegno è riuscita a toccare veramente i vari punti dell'architettura e della costruzione. Io adesso, se riesco, scusami, mancano 2 minuti. Ecco, io vorrei però farvela conoscere, farvi sentire la sua voce perlomeno, anche per solo 2 minuti. Non so se tutto lo vuoi ricordare. Benedetti si chiama. Ecco, scusatemi un attimo che devo iniziare, devo partire dal ecco, da minuto 10, come mi sono segnato. Ecco. Per conto mio, naturalmente, oltre i piani regolatori me ne sono fatti tutti, perché è quello di Salerno, quello di Monserciano, nel senso che mi chiamavano tutti perché sapevano che c'era questa preparazione dietro, proprio di capacità di arrivare alla fine, perché sai, prima si rendevano queste carte, si vendevano tutti i catastali, si in piccolino, si. Era un lavoro enorme di preparazione al piano, per arrivare proprio a portare le tavole del piano. E quindi mi chiamavano proprio perché ho fatto tanto urbanistica, come cioè l'urbanistica finisce sempre a metà, nel senso che è difficile vedere un piano fino alla fine. Certo. Molto difficile. Per cui ti dico, a Trento mi hanno richiamato 30 anni dopo, cioè, per spiegarmi il piano ancora, che praticamente ero in contrapposizione con quello di Samonacce. L'urbanistica mi è piaciuta molto perché era di grande respiro, no? Di grandissimo respiro, però anche molto complicata, perché dovevi anche capire i disegni bene, capito? Cioè arrivare alla base del piano era proprio la conoscenza del territorio, insomma, che deve essere seria, fatta molto bene, cioè. E su questo Marco era molto preparato, molto preparato. E su questi piani hai mai avuto pressioni per quelle cose? Raccontaci anche qualche... È chiaro, no? Nel senso che praticamente c'era Marconi che mi diceva Renata, stai attenta perché adesso ti arriveranno le telefonate dei petenti. Dice, se vuoi al posto della P mettere la F... È uguale, ancora più chiaro. Vedi, le battute che te le dico proprio perché sono queste che si diranno dentro gli studi. Arriveranno a scegliere le telefonate per forza, perché allora mi pare che diventerà tutto intensivo, eccetera, eccetera. No? E infatti, sì, perché cercavano di colpire le persone che prendevano i telefoni di chi lavorava, in modo tale di cercare di trasformare le cose e via via. E devo dire che quello che è stato meno pesante è proprio Trento, perché mi hanno fatto un paio di telefonate per trasformare il semi-intensivo in intensivo. Io figuriamoci, siccome adoravo le persone che mi hanno fatto da professori veramente, no? Per cui quello se non lavo manco un mezzo colpo. E per quello andavo subito al professore, sono arrivato impetente. Ci avevo detto che arrivavo impetente. E per questo una persona deliziosa, ma come veramente non è stato bravo. Bene, allora io vi ringrazio, ho esaurito il mio tempo e un bacio Renata e vi saluto a tutti. Cioè non rimango qui con voi, poi andrò via un po' prima, però grazie ancora. Grazie mille Ruggero anche per questo bellissimo ricordo e per l'occasione, sono presente anch'io durante quella intervista ed è stata veramente un'occasione formativa per me, ispiratrice, per insomma la figura di Renata Bizzotto che io ho incontrato solo purtroppo in quell'occasione, però mi è rimasta, ecco, e credo che sia rimasta dentro molti. Quindi do la parola... Assolutamente, e volevo appunto cogliere l'occasione per ringraziarti di quel bellissimo, quella bellissima mattinata di quasi due anni fa, e nella quale appunto senza di te non saremmo riusciti a, diciamo, mettere insieme queste 2 ore di filmato.
Grazie, dottore. Grazie a te. Allora, do adesso la parola a Claudia Mattogno, alla professoressa Mattogno, che ormai conosciamo quasi, non ha bisogno di essere presentata, perché è la grande animatrice di questi seminari, è docente ordinaria di urbanistica presso l'Università Sapienza di Roma, è coordinatrice della ricerca, responsabile scientifica di questa serie di seminari, oltre che parte del laboratorio Minerva del network Casa D, di La Casa di Eva, e presidente della Casa delle Donne dell'Aquila, oltre a essere animatrice di molte altre attività di interesse culturale e scientifico. Il suo intervento riguarda la figura di Vittoria Calzolaia e la salvaguardia del territorio come patrimonio collettivo. Prego, Claudia. Bene, sono molto contenta di presentarvi questa figura, che è una tecnica sapiente e intraprendente, perché si laurea nel 49 e quindi fa parte di quel gruppo di giovani donne che si avviano a compiere gli studi dopo che c'è stato il referendum per la Repubblica, dopo che c'è stato il diritto allo studio esteso a tutte le donne, e quindi si avvia diciamo, in un dopoguerra che all'epoca appare radioso. Lei comunque si laurea in architettura, ma nel suo anno sono solo 3 le ragazze che si laureano in architettura, e addirittura invece in ingegneria in quell'anno non c'è nessuna laureata. Ci sono soltanto 20 iscritte a ingegneria contro 1805 iscritti, quindi capite ancora che la situazione è abbastanza complessa. Ecco, questa tecnica sapiente intraprendente in realtà ha un profilo molto poliedrico, è una grande intellettuale che si presenta sotto varie vesti, ha affrontato, attraversato molte esperienze, alle quali faccio accenno brevemente, perché altrimenti impiegheremo tutto questo tempo per un profilo biografico, ma la sua intraprendenza ce la fa conoscere subito come giovane studiosa ad Harvard. Lei parte con una borsa di studio Fulbright, frequenta la Graduate School of Architecture di Harvard, dove in quel momento insegna Walter Gropius, dove in quel momento insegna Louis Sert, e frequenta tutta una serie di lezioni molto interessanti che riguardano ovviamente l'architettura, ma anche una disciplina che ancora non è conosciuta in Italia, che è quella del Landscape Architecture, che la formerà molto e che lei porterà in Europa, in Italia, di cui poi si farà in qualche modo portatrice di contenuti. Mi vorrei soffermare molto su quello che succede in questo periodo di formazione nell'università appunto ad Harvard, che è un posto magnifico dove lei appunto ha modo anche di frequentare non solo questi docenti ma anche le ricchissime biblioteche dell'università, e quindi attinge a tutta una serie di studi che poi la vedranno protagonista raccontare al suo rientro in Italia, tutta una serie di esperienze americane di cui lei scriverà in riviste come Urbanistica o la rivista di Zevi Architettura e altre. Quindi vediamo, lei svolgerà negli anni un ruolo anche di saggista, sarà una progettista essenzialmente legata al mondo dell'edilizia sociale. Mi piace ricordarlo perché è un momento in cui nel dopoguerra si ricostruisce l'Italia, e quindi i quartieri come Lina Casa o come anche l'ISAS, che poi prende le redini di Lina Casa, hanno lo scopo di gettare, diciamo, nuovi semi di comunità e di ricostruire un paese che aveva perso molte abitazioni e che aveva perso anche la fiducia in una convivenza civile. Quindi questi quartieri diventano veramente l'occasione per contribuire a una rinascita comunitaria, oltre che rispondere ad esigenze di alloggi. È stata una progettista che ha attraversato la scala del territorio, la ricordiamo come urbanista, ha elaborato diversi piani regolatori, con particolare attenzione ai temi del verde, delle infrastrutture verdi, del paesaggio, che sono un po' i suoi temi costitutivi. E poi Vittoria Calzolaia è stata una docente, nel senso che collabora fin da giovanissima
come assistente volontaria, un po' come abbiamo fatto tutte noi, che abbiamo iniziato la nostra carriera lavorando in maniera volontaria, e poi inizia la sua carriera vera e propria a Napoli, poi verrà chiamata ad insegnare urbanistica, progettazione del territorio, disegno del vedo, poi i nomi cambiano molto, diventerà ordinaria, e soprattutto la ricordiamo anche perché lei nell'87 fonda il corso di specializzazione in progettazione paesistica ambientale, e quindi ha proprio modo di diciamo, far crescere ancora questa esperienza legata alla progettazione del paesaggio, che è stata la costante un po' di tutta la sua carriera, di tutto il suo approccio anche come saggista e della sua, diciamo, del suo apporto come docente. Una scuola che ha cambiato nome, ma che esiste tuttora e si occupa appunto di questa grande scala del paesaggio, mettendo insieme i segni della storia e della geografia. Vittoria Castori è stata una grande attivista, nonostante abbia trascorso la sua infanzia a Mogadiscio, abbia appunto passato un pezzo della sua gioventù negli Stati Uniti, abbia iniziato la sua carriera a Napoli, è comunque a Roma che lei, diciamo, svolge, diciamo, applica tutto il suo sapere, ed è la città con la quale intrattiene tutta una serie di radicamenti progettuali ma anche affettivi. Vedremo poi meglio cosa significa questo suo lavoro per l'Appia Antica, e poi è con Roma che arriverà anche a un ruolo molto importante, perché la vediamo diventare sindaco, lei sarà assessore con deleghe al centro storico, nella mitica giunta rossa di Giulio Carlo Argan, che arriva a Roma in un periodo molto difficile e che comunque riesce ad attivare tutta una serie di riforme molto importanti, che la vedono, diciamo, attivare tutta una serie di reti e di relazioni piuttosto consistenti. Ecco, come vedete è una biografia molto, molto intensa, ci vorrebbero delle ore per parlare di lei, e io mi voglio focalizzare su due argomenti che sono quelli inerenti anche un po' al focus che abbiamo dato a questo incontro di oggi, cioè gli aspetti legati un po' al territorio, a una progettazione che riguarda il territorio. E se parliamo di Vittoria Calzolari possiamo senz'altro mettere insieme quello che significa territorio come risorsa, come bene collettivo, come bene che deve essere praticamente condiviso. Ecco, questo suo interesse sugli aspetti delle aree aperte, che come notava anche l'intervento della mia direttora di dipartimento, Daniela D'Alessandro, hanno un ruolo fondamentale, trovano un ruolo fondamentale negli spazi aperti per la salubrità urbana, anche per la salute collettiva e delle persone. Ecco, forse questo è il punto di partenza che attinge sicuramente a questi studi fatti anche ad Harvard, dove appunto si insegnava il landscape architecture. Uno dei primi lavori che lei riceve è quello di un incarico che ottiene dal CONI di fare questa indagine su quelli che sono diciamo le caratteristiche degli spazi aperti e delle dotazioni di attrezzature collettive prevalentemente all'aperto per le città. È un incarico che le viene affidato nell'ambito, diciamo, nel quadro di Roma, che diventa città olimpica nel 60, e ha un po' lo scopo di capire quali potevano essere le attrezzature del verde per questa città che si stava affacciando. Ecco, vedete, all'epoca Roma contava solo 2 metri quadrati di verde per abitante. Ecco, questo libro, questa indagine che lei fa, un'indagine comparativa, prende in esame diversi contesti europei, diverse città, raccoglie delle buone pratiche, fa tutta una serie di analisi, di dotazioni e di spazi, di criteri di progettazione, proprio per offrire una chiave interpretativa progettuale. Questo libro, vedete, è scritto insieme con Mario Ghiro, che è il suo compagno di vita e di lavoro, che sarà il suo compagno per tutta la vita, con il quale condividerà
molti, molti lavori professionali, ma dal quale anche, diciamo, avrà, no, la sua individualità nel campo di alcune ricerche che condurrà prevalentemente da sola. Ecco, questo volume, che ha una grafica molto interessante, molto dettagliato, presenta tutti questi riferimenti, specialmente alle città del Nord Europa, che allora sono sicuramente portatrici di grandi novità, poi si conclude con alcune proposte che sono state elaborate per Roma. E la cosa interessante è che alcune di queste proposte sono, diciamo, aspetti che poi verranno ripresi negli anni, molti anni dopo, ma che lei lancia con un grande anticipo. E quindi, diciamo, nel fare il conto di quelle che erano le dotazioni di verde molto minime, lei si rende conto che per raggiungere il benessere ambientale auspicabile, ogni persona dovrebbe poter avere 20 metri quadrati di spazi aperti, che lei si prefigge di far raggiungere la città attraverso delle acquisizioni importanti. Allora tutte le ville che noi conosciamo, come, non so, Villa Panfili o Villa Torloni, erano ancora private, e lei ne auspica, diciamo, l'acquisizione da parte del comune. E quindi c'è un discorso anche importante che poi il comune di Roma porterà avanti negli altri. E poi lei auspica la creazione di nuove aree verdi che sono essenzialmente a ridosso, qui non possiamo vederlo, purtroppo sono immagini piuttosto piccole di questo libro, sono delle aree verdi che lei auspica a ridosso delle grandi infrastrutture, proprio immaginando che ci fosse una sorta di protezione dalle aree maggiormente legate alla mobilità da proteggere, diciamo, con delle aree verdi. E arriva addirittura a ipotizzare una cosa, diciamo, assolutamente fantastica e decisamente anticipatoria, perché lei immagina un grande piano generale del verde per realizzare attraverso questa catena di parchi che sono presenti a Roma grazie molto alle ville storiche, per immaginare proprio un piano che sappia realizzare quello che noi oggi chiameremo infrastrutture verdi, quindi un grande collegamento fra le aree verdi esistenti. Fatto questo, che verrà realizzato moltissimi, moltissimi anni dopo e a stento ancora oggi. Ecco, questo suo interesse sul tema del verde, delle aree aperte, come spazi, diciamo, da restituire alla collettività, ecco, fanno parte di uno degli aspetti caratterizzanti di Vittoria Calzolari, la sua, diciamo, militanza veramente importante con Italia Nostra, che praticamente nasce quando il piano regolatore del 62, quello che conosciamo come essere il piano precedente a quello attuale, praticamente che cosa fa? Nonostante ci fossero state da tempo delle pressioni per dedicare questo spazio dell'Appia Antica, per riconoscere il valore di parco e dichiararne l'incostruttibilità, ebbene il piano regolatore del 62 dà come destinazione, riconosce come destinazione di parco pubblico soltanto lo spazio a partire dal quarto chilometro in poi, il che vuol dire lasciare tutte le zone più vicine al centro rimanevano edificabili. Chiaramente c'è una grande reazione, ecco, voi vedete che rendere edificabile queste aree archeologiche di grande pregio, queste aree ambientali di grande pregio, ha significato tutta una serie di abusi edilizi e quant'altro, e che hanno reso difficile l'applicazione di questa idea di piano, alla quale lei si applicherà per tutta la vita, non solo con questo attivismo, con questi studi, ma anche con una serie di denunce nei confronti delle varie amministrazioni che sono inadempienti. Ecco, la sua cifra significativa è quella di mettere insieme i caratteri della geografia del sito con i caratteri della storia, che sono fondamentali in un luogo come questo di Roma, e quindi mettere insieme, diciamo, i tempi, sono tutti tempi lunghi, perché la geografia dei tempi lunghi, la storia, questi tempi lunghi, l'archeologia ancora di più, ma anche tutto l'apparato vegetazionale che va ricostruito a dei tempi lunghi, quindi è anche la sapienza di saper aspettare e di poter intravedere delle sistemazioni di recupero per delle situazioni ferite da anni di incuria e di abusivismo edilizio che purtroppo, diciamo, a Roma
le vedono, no? Vedono questa situazione piuttosto compromessa. Ecco, la sua idea di territorio è quella di riconoscere delle identità specifiche al sito. Quando lei parla di questo parco dell'Appia Antica, prende in esame tutta l'area romana. L'area romana è un grande sistema, è delimitato da morfologie ben precise che sono quelle dei monti, da incisioni profonde che sono quelle dei fiumi, dalle piattaforme che si creano, da tutti quei cunei di verde che accompagnano questi fiumi e che vengono riprese all'interno della città da queste grandi ville storiche. Quindi una capacità di leggere il territorio veramente a grande scala, cercando di trovare nelle strutture morfologiche gli elementi direttori per un progetto. E due minuti, Claudia. Due minuti, mi avvio a conclusione. Il suo sistema è quello di entrare in relazione con tutta una serie di relazioni e spazi territoriali, di lavorare per l'idea di sistema e quindi integrare queste componenti del verde con un continuum che noi oggi chiameremo infrastrutture verdi, e di lavorare alle varie scale, quindi sia alla scala minuta del verde di vicinato, sia alla scala delle grandi configurazioni agricole che caratterizzano Roma, e quindi di riconoscere anche queste identità di questo sistema romano molto specifico, che si nutre di geografie e di storie. Ma prima di chiudere, un minuto lo voglio prendere, perché voglio accennare a questo ruolo di assessora. Nel senso, lei lavora come assessora al centro storico, ma lavora in un momento in cui Roma sta uscendo dagli anni di piombo, in cui Roma è fortemente degradata, in cui le strade non sono più frequentate perché erano veramente buie e pericolose, in cui il centro viene abbandonato anche perché c'è un degrado e c'è anche una pressione di tutte quelle che sono gli uffici amministrativi, il Parlamento, i grandi organismi internazionali. Quindi la residenza, i residenti vengono praticamente, se ne vanno via spontaneamente perché sono aree molto abbandonate, oppure rimangono, oppure non possono rimanere perché ci sono delle pressioni forti di questi organismi. Quindi lei inizia una politica di risanamento a partire da quelle che sono le proprietà comunali e vede questo lavoro, che è minimo perché si parlano di piccoli isolati, stiamo quindi nell'isolato di Tordinona, poi lei si attesterà anche sull'isolato di San Paolino alla Regola, quindi sono dei piccoli isolati che non raggiungono i 20-30 ettari, ma immagina questo lavoro di risanamento del centro storico come un discorso che riguarda l'abitare e che unisce il centro alle periferie. Quindi diventa un discorso in cui la città tutta diventa, non è centro e periferia, ma si collega in un discorso territoriale in cui gli abitanti costituiscono il radicamento, non devono essere più espulsi. Concludo con queste immagini di San Paolino alla Regola, perché è un luogo in cui la proprietà comunale dà accoglienza nel tempo a tutta una serie di attività come l'Università delle Donne Virginia Woolf, attualmente ospita la Biblioteca Centrale dei Ragazzi. Il restauro di questo isolato ha messo in luce ben due piani sottoterra di importanti reperti archeologici che datano dal primo secolo d.C. in poi, e quindi ci fa capire anche la complessità di questi interventi, che però vogliono lasciare gli spazi del centro storico, quindi gli spazi che hanno delle qualità ambientali, agli abitanti che sono qui nati e che hanno diritto di rimanere, proprio come un diritto della città che rimanga esteso anche alle fasce più, più deboli e non soltanto a quelle più abbienti che possano permetterselo. Chiudo questo breve racconto di Vittoria Calzolari, che meriterebbe molte cose, con alcune delle copertine dei testi che lei ha scritto, anche per far capire quanto questa donna intraprendente abbia coperto veramente tutti i livelli, tutte le componenti di essere una progettista a varie scale, e appunto coprire dalla docenza, quindi all'insegnamento, al rapporto con gli studenti, al rapporto con gli abitanti come assessora e anche come militante attiva e molto combattiva all'interno di Italia Nostra. E vi ringrazio. Grazie, grazie mille Claudia. Io devo dire che una delle cose
belle di questo dibattito, soprattutto di oggi, è quello di sapere che i temi toccati non sono solo temi che erano importanti al tempo delle nostre tecniche sapienti, ma che sono ancora molto attuali. Questo del verde, per esempio, nella luce della pandemia del Covid-19, è stato un tema che si sta dibattendo sempre più ampiamente, non solo alla luce di quello, ma anche e soprattutto alla luce di quello che sta succedendo con i cambiamenti climatici, le isole di calore e la mitigazione. Quindi, insomma, questo sguardo che insieme al passato e al futuro è una cosa che è molto di valore di tutte le nostre progettiste. Adesso do la parola a Tullia Valeria Di Giacomo, che è ingegnere civile ambientale, laureata presso Sapienza, svolge la sua attività nel campo della pianificazione strategica territoriale dei sistemi informativi territoriali, è dottore di ricerca presso l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo e adesso è postdoc presso Sapienza Università di Roma nel Dipartimento di CEA e collabora con il Centro di Ricerca Interdipartimentale Focus. Il suo intervento riguarda Claudia Siniscalchi per una cultura globale dell'acqua. Prego Tullia, grazie. Grazie mille Chiara per la parola, buon pomeriggio a tutti. Dunque io ringrazio per l'invito e colgo questa con molto piacere questa occasione di poter illustrare brevemente la figura della professoressa Claudia Siniscalchi. Il mio intervento nasce dai racconti di mio padre, l'ingegner Francesco Paolo Di Giacomo, che ha avuto il piacere di collaborare con la professoressa Siniscalchi a fine anni 70, primi anni 80, in un'esperienza all'estero in Nigeria. Un breve riepilogo dei principali dati della professoressa Siniscalchi: lei nasce a Roma nel 1937 e si laurea in ingegneria civile idraulica nel 1961 presso la Sapienza. Diventa docente universitario di costruzioni idrauliche marittime e idrologia e proprio tra i banchi dell'università conoscerà il futuro marito Peter Peiser, con il quale avrà poi tre figli, Andrea, Carlo e Livia. Brevemente faremo un quadro sulla famiglia Siniscalchi che l'ha portata alle scelte della sua carriera universitaria, quindi approfondiremo la carriera universitaria con particolare riferimento all'esperienza che ha avuto in Africa. Claudia Siniscalchi nasce da Rosario Siniscalchi, che è stato un imprenditore calabrese che aveva una ditta, un'impresa di costruzioni stradali e ferroviarie, che le ha trasmesso la passione per le materie tecniche. Il padre era spesso lontano da casa per seguire i cantieri, pertanto la formazione moderna che Claudia Siniscalchi ha ricevuto è stata di fatto impartitale dalla madre, Mirella Taricco, una donna piemontese che aveva molti interessi e che l'ha diciamo avvicinata al mondo delle materie umanistiche e all'amore per la natura. Quindi Claudia Siniscalchi, dopo aver conseguito la maturità classica, si laurea in ingegneria civile alla Sapienza e riesce con grande abilità a conciliare una vita molto intensa e i suoi studi di ingegneria. In particolare la professoressa si laurea nel 1961 con una tesi seguita dal professor Filippo Arredi, che è stato una grande figura di riferimento per l'ingegneria idraulica italiana. Il professor Arredi la stimava moltissimo e subito appena laureata la invitò a seguirlo come sua assistente. Quindi la professoressa inizia la sua carriera universitaria seguendo il professor Arredi e supportandolo anche nella predisposizione, nella redazione di un testo del corso di costruzioni idrauliche e seguendo tutte le attività collegate al laboratorio di ingegneria idraulica e anche moltissime tesi.
Infatti la professoressa subito si dedica fin da subito all'attività di assistente sin dai primi anni 60 per poi iscriversi nel 67 all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma. Nel momento in cui il professor Arredi dovette rinunciare a una delle sue cattedre per sovraggiunti limiti normativi, propose proprio a lei di seguirlo e quindi di prendere il suo posto. Ma lei, che diciamo era molto giovane, la più giovane dei suoi assistenti, si tirò indietro per lasciare spazio con lealtà ai colleghi più anziani. Questo chiaramente comportò uno sgarbo al professor Arredi e di fatto la professoressa rimase professoressa associata fino al pensionamento. La professoressa è andata in pensione molto presto per seguire gli affari di famiglia, perché il padre Rosario Siniscalchi aveva messo in piedi un albergo in Calabria, però di fatto durante tutta la vita la professoressa aveva diciamo, dato la precedenza alle attività dell'università rispetto a quelle familiari. In particolare il padre, per facilitarle la vita accademica, le aveva acquistato appena laureata un appartamento vicino alla facoltà per consentirle di passare diciamo, facilmente gli impegni quotidiani. La professoressa al momento di sottoporsi al giudizio di idoneità per passare come professoressa associata dovette presentare un elenco di pubblicazioni, e alcuni studenti poi diventati professori raccontano che la professoressa a quell'epoca non aveva molte pubblicazioni, quindi diciamo con l'aiuto, con la collaborazione dei tesisti cercò di scrivere un numero congruo di pubblicazioni per poter passare l'abilitazione. In ogni caso, chiaramente la professoressa diventò associato e diciamo volle scrivere sul suo curriculum che non aveva scritto molti articoli, però aveva avuto tre figli. Le tematiche di interesse riguardano l'idrologia e la difesa fluviale che ha impartito al corso di laurea in ingegneria civile e poi in ingegneria per l'ambiente e il territorio. I principali temi affrontati dalla sua ricerca quindi riguardano le costruzioni idrauliche, la difesa del territorio, la statica delle diche, l'idraulica dei terreni e l'idrologia. La vita della professoressa fu molto intensa professionalmente nell'ambito delle attività accademiche e lei stessa con una battuta diceva che a lei avrebbe fatto comodo una moglie e quindi capiamo lo spirito con diciamo anche la determinazione con il quale affrontava gli impegni che diciamo, l'attività del Dipartimento di Idraulica le comportavano. Alcune collaborazioni le ha avute anche con altre sedi universitarie e in particolare faremo riferimento a un'esperienza molto interessante di scambio con i docenti con l'Università di Lagos in Nigeria. Infatti troviamo tracce della professoressa Siniscalchi anche in alcuni documenti come commissione giudicatrice dell'Università di Salerno e quindi diciamo, è molto evidente come collaborasse pienamente alle attività accademiche. Le principali pubblicazioni quindi coprono quelle che sono le tematiche di interesse, dal trattamento delle acque reflue ai problemi della statica delle dighe e l'idrologia, le analisi dei moti filtranti nei terreni.
Nell'ambito del Dipartimento dell'Istituto di Costruzioni Idrauliche della Sapienza, la professoressa Sinescalchi ha avuto modo di incontrare il professor Carlo Lotti, che oltre a essere libero docente in costruzioni idrauliche ha avuto una carriera di progettista e responsabile di numerose opere di ingegneria in Italia e all'estero. Il professor Lotti, nella fattispecie, negli anni 50-60 ha aperto una sede della sua società di ingegneria in Nigeria per dare supporto al governo federale nigeriano e ben presto si è reso conto della necessità di formare giovani professionisti, giovani tecnici nigeriani da affiancare al personale italiano che operava in Nigeria. Quindi da questa necessità nasce il corso di formazione in idraulica e idrologia della durata di 3 anni che viene promosso presso l'Università di Lagos in Nigeria. In questo contesto la professoressa Sinescalchi realizza con il professor Lotti il corso e si rende disponibile a insegnare costruzioni idrauliche passando anche lunghi periodi all'estero. Come vedete dall'immagine, in questi anni, parliamo degli anni 70-80, in Nigeria è molto veloce, è uno sviluppo, diciamo, la nazione si trova in uno sviluppo molto rapido e si stavano realizzando grandi opere di ingegneria. Pertanto era necessario avere una classe dirigente, una classe di tecnici nigeriani che potessero supportare queste sfide. Nella fattispecie diverse sono le opere realizzate da ditte a partecipazione italiana, tra cui troviamo anche la costruzione della Bacalori Dam e la Goronio Dam, che sono due grandi dighe di centinaia di milioni di metri cubi di capacità di invaso. Quindi in questo contesto si trova anche un altro fondamentale progetto per lo Stato africano, che è la realizzazione della nuova capitale, la capitale Abuja, che vedete nell'immagine a sinistra, è stata posizionata in una posizione baricentrica rispetto alla nazione. In questo contesto quindi la professoressa Sinescalchi si trova formare il personale, i tecnici, gli studenti che poi andranno a lavorare presso le aziende che coinvolte in questi ambiziosi progetti. La Lotti & Partners, tra l'altro, realizzò anche il progetto dell'acquedotto per la nuova capitale, un acquedotto dimensionato per 3 milioni di persone. Quindi l'ingegner Paolo Di Giacomo, che all'epoca era resident engineer della Lotti & Partners in Nigeria, aveva realizzato con le altre imprese nigeriane un fondo per supportare la presenza dei professori italiani nell'Università di Lagos. Quindi nell'elenco vedete alcune delle principali aziende promotrici dell'iniziativa e la professoressa Sinescalchi ha il ricevimento di lancio del corso. Quindi la prima lezione di lancio del corso è stata il 10 ottobre del 1978 con la Lectio Magistralis del professor Carlo Lotti presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Lagos. Come vedete in prima fila troviamo la professoressa Sinescalchi a fianco a rappresentanti dell'ambasciata italiana in Nigeria. Il discorso del vicerettore in particolare ci mostra come fosse sentita la necessità della Nigeria di promuovere gli studi nelle materie dell'idraulica e dell'idrologia e che quindi fosse necessario per lo Stato africano di promuovere una collaborazione tra l'Università di Roma e l'Università di Lagos. Si fa proprio riferimento, ringraziamento esplicito alla professoressa Sinescalchi e al dottor Luca Pecchio che inaugurò
dureranno le prime lezioni del corso. Qualche fotografia del campus universitario il giorno proprio del lancio del corso e nell'ambito di questa esperienza, tra l'altro, la professoressa Siniscalchi ha contribuito a far nascere il laboratorio di idraulica della facoltà di ingegneria. Qui la vediamo all'esterno del campus, il professor Carlo Lotti, il rappresentante dell'ambasciata italiana con il vice direttore, l'ingegner Di Giacomo e altri membri dell'iniziativa. Un'altra fotografia che riguarda il lancio dell'evento con il collega ingegner Pecchio che sarà poi quello che seguirà il suo esempio. Scusate, vado velocemente avanti per farvi vedere delle testimonianze dell'evento da parte della stampa. Il Daily Times Nigeria e il New Nigeria sono due giornali che riportano proprio la lectio magistralis del professore con la professoressa Siniscalchi in prima fila. Altre testimonianze del rientro da Roma e del rientro a Roma del preside che ringrazia l'ingegner Di Giacomo dicendo che la professoressa Siniscalchi di ritorno a Roma ha espresso la sua più viva soddisfazione per l'assistenza prestatale durante la permanenza e che tale assistenza continuerà anche per l'ingegner Pecchio e il professor Calenda. Stiamo parlando del novembre del 78 e chiaramente questo, diciamo, adesso siamo più abituati probabilmente agli scambi tra sedi universitarie, ma all'epoca, diciamo, dimostra un grande spirito di coraggio da parte della professoressa Siniscalchi. Infatti, diciamo, questo breve profilo è stato reso possibile dal contributo di studenti, collaboratori, colleghi e amici della professoressa e in tutti, diciamo, in tutti gli scambi è emerso come la professoressa fosse una donna molto indipendente e dedita al lavoro, molto esigente anche verso gli studenti, ma anche disponibile e generosa del suo tempo. Infatti viene ricordata come una delle donne più intelligenti che si possa incontrare, sempre molto comprensiva, disponibile e con una profonda conoscenza dei fenomeni in studio. Era una donna molto avanti nei tempi e con coraggio da vendere. Quindi questi diversi ricordi carichi di riconoscenza diciamo, hanno contribuito a delineare questo brevissimo profilo e voglio portare i miei ringraziamenti all'ingegner Di Giacomo, alla dottoressa Livia Paiser, la figlia, ad alcuni amici della professoressa e ai professori, professor Margaritora, professor Calenda, professor Guercio, professor Fallico, che hanno contribuito con i loro ricordi a delineare la figura della professoressa Claudia Siniscalchi e grazie a voi per l'attenzione. Grazie mille Tullia, è molto, molto interessante anche questo sguardo sull'acqua come elemento progettuale, quindi sulla gestione dell'acqua, ecco, anche nella collaborazione a livello internazionale che mi sembra uno degli altri temi che ci dobbiamo tenere cari e sulla quale dobbiamo continuare a lavorare. Quindi passo la parola per l'ultimo, penultimo, perché poi avremo l'intervento della nostra discussant, e invece passo la parola adesso a Dania Lopez, che anche lei ci ha accompagnato durante tutto il ciclo dei nostri seminari, è consigliera del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ingegnere ovviamente lei stessa, di cui è stata anche presidente. Lei ci fornisce questo sguardo, insomma, al futuro, ci fa fare questo salto dalla storia agli obiettivi dell'Agenda 2030. Grazie. Grazie per la presentazione. Anche non sono un presidente, sono l'unico consigliere donna e quindi mi fa molto piacere. Devo ringraziare a Claudia perché ogni volta che io spero che non finiscano mai questi seminari, perché io, vabbè,
tifo perché io ho studiato fuori dall'Italia e anche ho studiato anche in Sapienza e sono molto fiera di questo, ma ogni volta in ogni seminario io vengo dal mondo industriale, ma imparo tante cose incredibili. Volevo scambiare due secondi con voi perché noi abbiamo grandissimi rapporti con la Nigeria e loro sono molto attivi all'interno del Consiglio Mondiale e quindi mi fa molto piacere, vincolata a tutta l'istoria della professoressa Siniscalchi, una collega di grandissimo livello che ha fatto delle opere interessantissime, importanti per un paese come la Nigeria e anche tutta l'istoria che avete raccontato. Io subito vi porto in questo mio percorso dell'agenda, come si diceva prima, un po' quello che è il futuro di quello che è. E quindi mi sono fatta la domanda, figuriamoci queste donne, con tutto il suo sapere, la sua conoscenza, tutte queste donne, ingegnere, architetto, professoresse, e oggi io penso che ci hanno lasciato un legato importante alla nuova generazione, a noi, e quindi dobbiamo vedere oggi questo obiettivo numero 9, le imprese, l'innovazione, le infrastrutture, grazie a tutto quello che noi, questa sapienza, no? Queste tecniche sapiente che ci hanno regalato, oggi noi possiamo in un mondo completamente tecnologico, completamente smart, dove per un collegamento facciamo velocissimo, anche tante volte non è così efficiente, e quindi troviamo questa donna in un mondo completamente diverso. La donna è uno sviluppo economico, no? Questa donna che sì, è la donna multitasking, mi ha fatto piacere quando dicevate prima mi serviva una moglie, perché capisco le donne quando quando si buttano, perché hanno questa passione, questo amore per quello che fanno, veramente passano un piano secondario a certi aspetti, però prima di tutto sono mamme, come lo avevate ricordato, e quindi è stato molto bello perché è un contatto diretto con la donna vera, completa, a 360 gradi. E quindi qui vediamo un attimino questi studi che si fanno, no? Per evidenziare quello che è veramente l'importanza, il ruolo delle donne all'interno dello sviluppo sostenibile. Penso che le donne tecniche oggi possono dare un contributo molto importante. Qui vedete una archistart, e questa è una donna famosissima, questi colori brillanti, questa faccia, questa freschezza che dà, e quindi penso che oggi possiamo fare questa differenza per poter dare un contributo importante nella società, non per valorizzare quello che può essere solo una quota di genere. Io penso che le donne sono portatore di innovazione, questa è una frase che veramente porto con me sempre, perché hanno una valutazione a 360 gradi, un po' pensando a quello che è la vita, quello che è il benessere, e quindi possono anche dare un contributo così importante, così che rimane nel tempo. Vorrei un po' dare questi numeri di queste donne ingegnere, e ci sono alcuni dati per quanto riguardano anche le architette. Vediamo qua oggi che le quote di donne immatricolate per questo periodo, queste sono ricerche che ha fatto il nostro centro studi con i dati MUR. Vediamo la laurea architettura, ingegneria edile e architettura, proprio la più quotata, dove sono iscritte il maggior numero delle donne, quindi abbiamo un 60,3%. Le altre ingegnerie un po' più diverse, complesse, vanno a un numero minore, e fino ad arrivare a quelle di informatica, però devo dire che continuano a aumentare, c'è un trend di crescita di queste donne all'interno delle facoltà di ingegneria, ci fa molto piacere. Proseguiamo con queste quote delle donne che hanno conseguito proprio il titolo, no? Il titolo tipico dei ingegneri, e quindi vediamo un trend dal 2010, quasi 10 anni di valutazione di questi dati, e con tutte le situazioni, crisi e non, vediamo che questi valori si girano intorno del 28% circa, quindi ci fa molto molto piacere.
Qui vediamo un po' quello che è il numero di quote, il numero e quota delle donne laureate per i corsi tipici di laurea. Sapete, ci sono tantissimi corsi di laurea. Quindi qui vediamo l'ingegneria biomedica, che è entrato a far parte anche con un riconoscimento proprio da parte del governo, all'interno del Consiglio dell'Ordine, Consiglio Nazionale, con dell'iscrizione. Quindi l'ingegnere biomedici, vedete che ha una quota elevatissima, 57.3%, ci sono tantissime donne, e quindi prosegue la laurea architettura e ingegneria edile. E quindi tutta quel settore civile ambientale, che giustamente ha un numero maggioritario di donne presente, così fino alla mia laurea in ingegneria meccanica, è un classico. Adesso penso che con tutto il supporto a livello politico che sta facendo l'Europa, anche con New Generation, e stiamo portando avanti tutta una serie di iniziative che possono aiutare anche le ragazze a aumentare questo numero di donne in tutti i settori, anche dell'ingegneria. Riteniamo che sia molto molto importante. E qui vediamo un po' a grandi numeri quello che sono oggi la percentuale delle laureate di ingegneri, che equivale a un 74,3%, un numero elevatissimo. Le donne con laurea magistrale in ingegneria, il tasso, queste cifre qua, perché le ho estrapolate di questa ricerca, è un dato non molto bello, perché questo è quanto guadagnano le donne con rispetto ai colleghi maschi con la laurea magistrale. Vedete la differenza che c'è. Ancora ci abbiamo queste differenze, e penso che dobbiamo lavorare, tante regioni stanno già lavorando per quello, per cercare di equiparare, no? Questa retribuzione economica. Vediamo il tasso di disoccupazione delle donne, che non è basso, però ci sono ulteriori problemi, sapete, legato alla maternità, legato al reintegro, eccetera. Quindi stiamo cercando di lavorare anche con dei progetti mirati per cercare che ci sia un percorso, non solo dal punto di vista di continuità anche degli studi, però anche di continuità dal punto di vista anche lavorativo. Io vorrei concludere anche con degli spunti importanti. Io penso che abbiamo bisogno, attraverso questi seminari, attraverso i progetti specifici, di promuovere la presenza femminile. Avevate parlato, mi ha fatto molto piacere, su tutta la parte legata al green, su tutta la parte legata a quello che è l'innovazione tecnologica. Quindi ci deve essere maggior presenza di donne all'interno di queste asse, no? Che possono diventare proprio un elemento importante nello sviluppo del nostro paese. E soprattutto l'altro aspetto che vorrei concludere, con il quale vorrei concludere, è l'attuale deficit della rappresentanza. Quindi maggiore rappresentanza delle donne nell'organismo apicale, e non la sostituzione mera di una posizione. Penso che le donne meritano gli spazi. Abbiamo questo legato che avete raccontato in tutti questi seminari, quindi è un esempio concreto che le donne veramente sanno fare molto bene. Io vi ringrazio per questi momenti di condivisione di altissimo livello. Grazie. Grazie, grazie mille a Dania Lopez. Ho l'onore adesso di passare la parola per cominciare una riflessione su tutti gli interventi che sono stati fatti a Valeria Palumbo, che è giornalista e storica delle donne, che collabora con l'università e autrice di numerosissimi saggi, devo dire tutti molto interessanti. Allora, io intanto vorrei fare ovviamente una considerazione su quello che ho ascoltato, ed è proprio partendo da quello che aveva detto la professoressa D'Alessandro. Mi sembra che sono state espresse una serie di parole chiave che possono mettere insieme questi argomenti. Vorrei innanzitutto sottolineare che un po' tutti i relatori, più che soffermarsi sulle difficoltà che tutte queste figure hanno incontrato,
sono andati a parlare in concreto di quelli che sono stati i loro meriti. Mi sembra una cosa importante perché spesso da storica delle donne osservo che nel ricostruire le biografie femminili si tende sempre un po' a concentrarsi sull'aspetto, come dire, più delle difficoltà che sono innegabili, che sono reali, ma questo, come dire, tende a lasciare in secondo piano quello che è il patrimonio e il lascito effettivo che queste figure poi effettivamente ci hanno dato. E quindi questo significa anche, più che sulla personalità, concentrarsi sui progetti. Anche questa mi sembra un'altra, come dire, tranne che nel caso forse della professoressa Siniscalchi, che si è raccontato un po' di più la personalità, però è stato interessante questo soffermarsi sui progetti. Questo lo dico perché l'analisi che poi io ho fatto, spero di poter condividere, su come i media hanno recepito queste figure, io ho notato che la fortuna, che è molto recente, devo dire, delle donne architetto, ingegnere, eccetera, eccetera, è centrata sulle personalità, no? Questo termine odioso di archistar che è tornato, per cui, come dire, c'è stata una sorta di schizofrenia fra quello che è stato il lavoro effettivo di queste figure e il recepimento da parte dei media, che invece è stato molto centrato sugli aspetti anche più, direi, pittoreschi, anche del loro lavoro. In questo senso mi sembra che le altre parole, a parte eclettismo, l'altra parola che mi sembrerebbe riassumere un po' queste figure è quella di servizio. È evidente in Bizzotto come è evidente in Calzolari, cioè un lavoro che ha, nel caso di Bizzotto, questo servizio non solo per i piani urbanistici, ma anche al servizio dell'ordine degli architetti, ma anche per quanto riguarda Calzolari, che si mischia profondamente con il fatto di essere un attivista e con il fatto di avere un impegno politico. Devo dire che l'impegno politico della Calzolari è stato l'unico aspetto che in passato l'ha resa un pochino più presente sui media, cioè la maggiore presenza della Calzolari è tutta, praticamente tutta legata alla sua attività come assessora, e questo secondo me è importante se torniamo a quello di prima, cioè sui media poi i progetti e i lavori concreti di queste donne si trovano pochissimo. L'ultima parola chiave che mi verrebbe da dire, che è emersa da tutte queste relazioni, è proprio quella di futuro, cioè tutte queste figure indistintamente hanno lavorato su temi, che fosse l'acqua, l'ambiente, la vivibilità del centro storico, eccetera, eccetera, che avevano una visione al futuro. E in questo senso io credo che il silenzio dei media più di diffusione sia ancora più grave. Perché, come dire, questo lavoro sul futuro, se fosse stato accolto per tempo, probabilmente ci avrebbe risparmiato anche una serie di guai. Mi viene in mente che in questo periodo si è in qualche modo celebrato il centenario della nascita di Laura Conti, lo cito perché è stata un medico che si è occupata moltissimo di ambiente e di Seveso, e tutte le sue intuizioni elaborate al tempo di Seveso sulla sanità pubblica e sugli impianti, le infrastrutture, l'atteggiamento di sanità del territorio che adesso abbiamo recuperato, se fossero state all'epoca, come dire, seguite, forse ci avrebbero evitato un pochino di guai. Mi sembra anche molto interessante, però, ho detto che non ci siamo tanto soffermati sulle difficoltà, però c'è una difficoltà su cui invece vorrei fermarmi, che è quella sociale, che è stata sollevata dal professor Lenci a proposito della professoressa Bizzotto, perché è vero che stiamo parlando di donne, però è anche vero che un altro dei problemi italiani, no? Ci mettono sempre insieme le donne e i giovani in Italia, le minoranze protette, non protette direi, ma l'elemento sociale in Italia è grave ed è presente, e in queste discipline ingegneristiche e architettoniche, in cui evidentemente l'impegno di studi richiesto è un impegno maggiore, il fatto di analizzare il fatto che in Italia in realtà le origini sociali hanno a lungo pesantemente condizionato la scelta degli studi, secondo me è molto importante. L'altra cosa che osserverei è il ritardo con cui quasi tutte sono arrivate all'ordinariato.
Nel caso della Bizzotti mi sembra paradossale, sono 44 anni per avere la cattedra ordinaria, 3 anni dopo se ne va in pensione. Perché lo sottolineo? Perché questo significa per le donne non poter creare una scuola. Tant'è che poi, come è stato giustamente detto, il manuale si chiama Petrignani, non si chiama Bizzotto, anche se la sua collaborazione è importante. E questo è un altro dei problemi delle donne, cioè lo scarso tempo che è stato dato per creare delle scuole e quindi, come dire, per lasciare il nome e il sigillo di autorevolezza che si sarebbero assolutamente meritate. Per quanto riguarda la Calzolari, mi sembrano interessanti ovviamente tutti gli aspetti che sono stati sollevati e il fatto di come la sua visione del futuro fosse stata importante, ma anche quella, oltre a quello del verde e del centro storico, anche quello dell'edilizia sociale, che di nuovo mi sembra un tema particolarmente attuale. Fra l'altro mi viene da pensare che nel materiale che ho preparato c'è un pezzo sull'Inna Case scritto da Camilla Cederna e sappiamo invece come il Cederna sia stato per la battaglia per il parco dell'Appia Antica, Antonio Cederna, come dire, un altro delle persone di assoluto riferimento. Ultimi due appunti, no, qua, chiedo scusa, ecco qua. Sì, poi ovviamente per la Spissini-Scalchi mi sembra ancora una volta fondamentale ribadire, e come è stato detto bene, l'impegno sull'Africa, anche qui incredibile attualità per due motivi, non solo per il dibattito su andiamolo ad aiutare a casa, che mi sembra anche un po' banale, ma invece quello sull'imprenditoria, cioè è stato un modo anche per ricostruire un'epoca felice dell'imprenditoria dei grandi impianti italiani, che adesso in Africa è stata soppiantata in buona parte da quella cinese, con tutte le conseguenze geopolitiche che questo trascina con sé. Cioè la nostra abdicazione a tutta una serie di settori industriali sta avendo delle concrete conseguenze politiche. Mi ha molto divertito vedere che il rappresentante italiano era l'ambasciatore Aragona poi è diventato uno degli ambasciatori più importanti italiani e poi è stato presidente dell'ISPI, e l'ISPI è l'istituto che si occupa appunto degli studi di geopolitica. Ultima cosa, io segnalerei invece come un problema il fatto che in 10 anni il numero delle ragazze iscritte a ingegneria sia rimasto sul 28%. Francamente non l'ho visto come un buon dato. Adesso non so se perché la dottoressa Lopez invece lo considera un buon andamento. Io francamente che in 10 anni questa percentuale non si sia spostata, anche se è buono il 57.3%, per la biomedica, l'ho trovato invece piuttosto allarmante. Allora provo a vedere di nuovo se, non so perché prima aveva funzionato e adesso non riesco a condividere, ma riproviamoci ancora. Se ce l'hai, sì, allora sì, ok. Vai subito. Così. Faccio una cosa, condivido io, apro io la sì. Presentazione di Valeria Palumbo, mi intrometto un attimo, scusate. E devo ritrovare. Tanto andiamo molto veloce, perché allora da che cosa parto? Dato che mi ero letta il materiale che mi avevate mandato, mi erano sembrate subito delle personalità di straordinario rilievo, quindi quello che ho fatto sono andata ad aprire gli archivi dei giornali per vedere quanto si trovassero sui giornali tutte queste studiose. E la risposta è stata francamente sconcertante, a parte che c'è da notare che la professoressa Bellante De Martis non si trova nemmeno su internet tendenzialmente, quindi vuol dire è un silenzio anche attuale. Ecco qui io andrei, guarda, subito allora questo è il risultato della ricerca d'archivio. La professoressa Bellante De Martis ha solo una citazione in tutto l'archivio della Rizzoli, la professoressa Bizzotto sono tre citazioni, e questa è quella ma guardate qual è, cioè è semplicemente che c'è Idea Tevere, la depurazione delle acque di Roma, solo una citazione. Della professoressa Bizzotto ci sono solo 3 fotografie, puoi andare avanti ancora. Ecco, l'unica che ha una certa, come dire, rassegna stampa è Vittoria Calzolari.
sono quasi tutti, quasi tutto sul dibattito sul centro storico e sulle difficoltà incredibili che da parte anche dei commercianti, stranamente, perché lei fece tutta una battaglia, come molto meglio potrà spiegare la professoressa Mattogno, per salvare i centri, le attività tradizionali. Ecco, io ho trovato sostanzialmente solo quei due articoli di prima, che la professoressa, ecco, questi qua sul pensiero, un pochino più sul pensiero. Certo che stiamo parlando di, peraltro, comunque una delle poche che se ne occupa. Il mostro senza gambe, vai, puoi andare. Il mostro senza gambe è un pezzo della Serini, ma altro. Rarissima trovare una firma femminile su un progetto architettonico. Invece vai avanti ancora, vabbè, questi sono i pezzi più letterari. L'Ortese, vai. L'Ortese è stata una delle poche scrittrici giornaliste che ha affrontato il tema di come l'architettura influiva sull'umanità che c'era dentro. Questo pezzo, devo dire, e questo libro Silenzio a Milano sono particolarmente preziosi. Vai ancora. Ecco, questa è l'unica esperienza per quanto riguarda la stampa totalmente al femminile, ed è quella di Abitare. Abitare è una rivista che già dal nome, come dire, affronta in maniera diversa l'architettura, ha una direttrice donna, Piera Peroni, che la lascia alla redazione con l'impegno che sarebbe stata una cooperativa e che in questa cooperativa le donne avrebbero avuto un posto di primo piano. Infatti, vai ancora avanti. Oltre al fatto di questo articolo che rimase famoso del dire qui lavoriamo e lavoriamo così, noi lavoriamo qui e lavoriamo così, in cui c'era questo gruppo di redattrici e architette che mostravano, come dire, l'architettura anche come modello di vita e di lavoro, come vedete sono tutte donne. Vai ancora. Ecco, queste sono immagini ancora della redazione, non esistono più redazioni evidentemente di questo genere, puoi andare, era magnifica, devo dire, ma pensata appunto, adesso la rivista sta in un brutto palazzo di Stefano Boeri, che è la sede della Rizzoli, ma soprattutto quello che è interessante è che in questa, la Peroni morì di cancro molto giovane, lasciò appunto la rivista alle giornaliste come in forma cooperativa, e la direttrice Franca Sarti avviò questa serie di inchieste molto interessanti. Siamo quasi alla fine, vai. Ecco, anche questa era un'altra. Queste sono tutte inchieste di Abitare, e devo dire che è stato forse il fenomeno più intenso, perché poi c'è di nuovo un vero buco fino al ritorno delle Archistar, come le abbiamo chiamate. Cioè, le architette e la loro progettazione ritornano, ma come personalità, a partire dal 2012. Poi devo dire, ci sono un po' di pezzi, Odile Deck è una delle più amate. Qual è il cambiamento? Il cambiamento che stiamo dando, e questo racconto per quello che mi riguarda, è quello della 27esima ora, che è il canale femminista del Corriere della Sera, in cui appunto abbiamo tentato e stiamo tentando di riaprire il dibattito sulla città delle donne progettata dalle donne. Quindi quasi chiuderei proprio come una sfida lanciata alle ingegnere e alle architette perché lo raccolgano. Grazie. Grazie mille, veramente densa, molto densa di contenuti, di spunti per la riflessione che adesso speriamo vengano raccolti dal nostro pubblico, perché lasciamo il campo aperto per il dibattito, se ci sono domande, questioni, e mentre lasciamo questo campo aperto ci tengo a ringraziare, ne approfitto, e ci tengo a ringraziare la Mangano & Partners per questo ruolo di metterci online e di curare le nostre comunicazioni, e il team organizzativo di questi seminari di cui anch'io faccio parte, insieme a Tullia Valeria Di Giacomo, a Luna Kapler, a Giulia Luciani e a Monica Principe. Adesso io non so se ci sono domande da qualcuno, commenti. Io volevo ringraziare Valeria Palumbo
e effettivamente sottolineare, diciamo, tra i vari spunti che ha dato, quello relativo allo scambio culturale nei paesi africani. Effettivamente questi momenti di incontro, anche grazie all'ambasciata italiana, ma soprattutto ai docenti che poi si facevano parte attiva di coinvolgere anche gli organismi nazionali presenti in luogo, erano delle occasioni effettivamente per portare anche la cultura italiana all'estero e per promuovere anche una metodologia di interventi sul territorio con un respiro ampio, insomma, quindi senz'altro un'ottima occasione da cui prendere ispirazione. Posso? Certo. Io volevo portare una testimonianza, soprattutto precisare dei dati che riguardano le donne architetto. Allora utilizzo questo termine perché, come sapete, per quello che riguarda le donne architetto ci sono due filoni, architetta, architettrice, quindi in questo momento preferisco definirle così per non andare a turbare nessuna delle scritte agli ordini professionali. E allora volevo dire che riguardo alla facoltà di architettura la percentuale è all'incirca la stessa che abbiamo visto per il corso edile architettura, mentre appunto purtroppo diminuisce notevolmente quando andiamo negli ambiti degli ingegneri. Poi però che cosa succede? Questo l'abbiamo visto, che le iscritte agli ordini professionali, mentre sono un numero, diciamo, relativamente alto, intorno al 40%, quando hanno un'età al di sotto dei 40 anni, purtroppo molte donne si vanno a cancellare perché hanno molta difficoltà nella libera professione. Quindi normalmente cercano di avere un tipo di lavoro differente, diciamo un pubblico impiego, chiaramente sempre partendo da una laurea in architettura, e quindi qualcuna di loro poi preferisce cancellarsi agli ordini professionali. Adesso non entro nell'ambito perché sei iscritta agli ordini, perché fra i dipendenti pubblici diversi di loro hanno l'obbligo di iscrizione, perché è chiaro, un conto essere un dipendente pubblico in un comune e un conto alle Poste, per dire, dove chiaramente non è necessario avere un timbro e quindi sottostare anche a una responsabilità che il timbro dà delle opportunità di lavoro, no? Dà la famosa possibilità di firmare i progetti, ma chiaramente poi c'è il fatto di essere scritto in ordine, significa che si può essere anche valutati da un consiglio di disciplina, nel qual caso arrivino delle segnalazioni particolari. Poi volevo anche sottolineare un altro dato, che nel sistema ordinistico ci sono pochissime donne consiglieri, pochissime donne presidenti e anche poche donne al Consiglio nazionale. Certo, negli ultimi anni la tendenza si è invertita. Al nostro Consiglio nazionale vi era una sola donna architetto, questo nel due mandati, diciamo il mandato che si è concluso nel 2016, ovviamente una junior, perché così, perché generalmente nel Consiglio nazionale, così come l'esempio del Consiglio nazionale ingegneri, la donna si identifica con i giovani. E come appunto menzionava Valeria Palumbo, sembra la categoria delle donne sempre assimilata a quelle dei giovani. Piano piano nel nostro Consiglio nazionale abbiamo avuto quattro donne nel Consiglio nazionale che si è concluso, diciamo il loro mandato si è concluso circa un mese fa, e adesso ce ne sono sei. Chiaramente nel momento delle preparazioni delle liste, ma purtroppo non c'è una legge, io sottolineo purtroppo, che obbliga la composizione di liste con un numero adeguato di donne, perché è giusto così, perché se da noi le scritte mediamente negli ordini sono fra il 40 e il 50%, dico mediamente perché poi, come ho detto, purtroppo questo calo c'è con l'alzarsi dell'età delle donne, che preferiscono, diciamo, altro, questo perché ovviamente è molto difficile lavorare come architette.
E detto questo, però, appunto, le rappresentanze sono sempre inferiori comunque al numero delle scritte, che già non è, diciamo, un dato che è proporzionale al numero delle laureate iscritte. Nelle facoltà è sempre stato così. Io ricordo dei ricordi miei personali della fine degli anni 80 e gli anni 90, le facoltà di architettura erano già piene di donne. Purtroppo poi la storia, cioè il percorso successivo, è diverso fra quello che può essere, per opportunità, che può avere una figura maschile e una figura femminile. Poi volevo sottolineare un altro aspetto che ho riscontrato nel mio percorso personale o anche altro. Normalmente io ho conosciuto donne architetto che si nascondono dietro un uomo. E poi l'abbiamo, non lo so, basta dire la prima, la Plautilla Bricci, no? Questa donna del Seicento che comunque ha lavorato nascondendosi dietro una figura maschile. Quindi molto spesso, come è adesso anche per qualche archistar, senza fare i nomi, ci sono, sappiamo, di donne accanto alle famose archistar maschili che in realtà, diciamo, le brave sono molto loro. E però si nascondono sempre dietro a una figura maschile, che possa essere un marito, che possa essere un fratello, un papà, un parente, ecco, un parente, oppure un collega uomo che diventa socio di studio. Quindi purtroppo ancora, per portare avanti delle istanze e portare avanti anche per poter, come dire, avere dei progetti realizzati, ci si deve affiancare un uomo. Questo è un problema culturale enorme, perché appunto la donna architetto non riesce ad essere accreditata. Se posso, volevo proprio confermare questo, ma cercando materiale sulla Bizzotto, sono capitata su un articolo del Corriere del Trentino che raccontava di tutte le vicissitudini del piano regolatore di Trento. E a un certo punto dice, una di queste ragazze, Renata Bizzotto, venne a Trento con la tesi e la mise a disposizione. Da quel momento in poi lei scompare dall'articolo e tutto il piano regolatore è su Marconi. Ora, è evidente che Marconi aveva, come dire, la titolarità, però la Bizzotto compare come una di quelle ragazze che mette a disposizione, quindi come se non fosse una questione professionale, ma fosse un atto di volontariato sociale, e poi non compare mai più. E dato che poi c'è un silenzio della stampa su di lei, la Bizzotto nasce e muore come una di quelle ragazze. Ecco. Volevo dire una cosa, perché mi ha un po' stimolato l'architetto Mario Latesi, no? Sapete, io sono al Consiglio Nazionale Ingegneri, ma io li devo dire, io sono 10 anni che sono all'interno del Consiglio Nazionale Ingegneri, e come dice lei, oggi è il 169 del 2005, è proprio il decreto legislativo che regola proprio, lei lo sa meglio di me, e per quanto riguarda i consigli dell'ordine, i consigli nazionali non hanno previsto la presenza femminile. Per voi potrebbe non essere un problema, figuriamoci per le donne ingegneri. Ci sono proprio ordine che non c'è manco una donna ingegnere, ci sono. Oggi sono 30.000 iscritte all'ordine. Noi da 2 legislature abbiamo portato al Ministero di Giustizia proprio un provvedimento anche discusso all'interno della rete delle professioni tecniche, vuol dire con l'ok da parte degli architetti e l'ok da parte di tutti gli ordini professionali, quelli che votano con il nostro decreto. Abbiamo chiesto una modifica al regolamento, perché le donne ci devono essere, e forse ci saranno sorprese, perché stiamo facendo battaglie. Battaglie grandissime e fortissime, e quindi si devono pronunciare a ottobre su questo, perché noi non possiamo accettare che le donne, oggi ci sono 12 presidente donne almeno per l'ingegnere, io come diceva la professoressa Palumbo, e che cosa succede? Io sono contenta che sono 28, però se andiamo a vedere il risultato io vorrei che fosse 75, 80, molto di più. Sono contenta perché si sono mantenute nel tempo, non hanno diminuito. Però lei lo sa benissimo, tutto il progetto, tutto il lavoro che dobbiamo fare con le ragazze e le scuole per poter portare avanti, soprattutto in ingegneria. E questa è una delle azioni proprio concreta quando discutiamo proprio di problemi reali. Grazie.
Grazie, adesso io riprendo il mio ruolo di moderatore per dare la parola a Claudia Mattogno che sta aspettando da un po'. No, volevo soltanto riprendere alcune cose che aveva lanciato Valeria Palumbo parlando della Calzolari e volevo precisare una cosa. Intanto che lei viene chiamata da Giulio Carlo Argan, che è grande storico dell'arte, docente universitario, e lei all'epoca era docente universitaria. Era una simpatizzante del Partito Comunista, ma era completamente esterna al partito. Quindi lei è una, come lo stesso Argan, no? Un simpatizzante sicuramente, ma non una personalità di partito. Fatto questo che diciamo, le consente, se vogliamo, una certa autonomia, perché non prende, diciamo, non prende ordini di scuderia, le consente di portare il suo impegno come docente, tant'è vero che tutti quanti la chiamavano in consiglio comunale la professoressa, e però fa sì che a un certo punto viene anche messa da parte e sarà sostituita dopo qualche anno da un uomo molto più forte a livello di partito che Carla Imonino, che prenderà il suo posto. Quindi diciamo, questo essere tecniche, diciamo, un tecnico esterno non sempre poi dà delle posizioni di vantaggio, ma come spesso succede anche oggi, diciamo, poi il partito che l'ha portata ad avere questo ruolo non l'ha supportata abbastanza. E sul fatto che diciamo, c'è questa sorta di velo sulle donne, sulle attività. Ecco, io ho avuto molta difficoltà quando ho iniziato per esempio questo studio su Vittoria Calzolari, quindi all'inizio di questa ricerca, non c'è una sola immagine sua. L'unica immagine che io vi ho mostrato all'inizio della mia presentazione è quella che sta sul libro che lei stessa ha curato, quindi una sua foto che lei ha messo su questo libro. Se voi cercate non appare in nessun altro luogo, e questo diciamo la dice lunga su molti aspetti delle donne che sono sempre messe un po' in sordina o presentate con questo velo. È vero, sì, c'è una parte di come posso dire, di tendenza a porsi in secondo piano, la possiamo riscontrare, ma un atteggiamento che ha caratterizzato le donne soprattutto nella fine dell'Ottocento e nella prima metà del Novecento e forse nei primissimi anni del dopoguerra. Adesso c'è chiaramente una consapevolezza maggiore, e se noi andiamo a guardare ad esempio anche gli studi professionali, sono molti di più gli studi professionali che hanno come titolari di uno studio giovani donne, e qui effettivamente c'è il binario, c'è il binomio donne e giovani, cioè nelle giovani generazioni si vede un cambio di passo, si vede un'acquisizione di una consapevolezza, anche l'aver avuto dei modelli di riferimento. Insomma, diciamo, ci rendiamo conto che per fortuna delle cose sono cambiate, e c'è una grande, ad esempio, se pensiamo alla presenza delle ingegnere, ecco, l'Italia ha il maggior numero rispetto al contesto europeo, ha il maggior numero di donne ingegnere d'Europa. Quindi, nonostante sia comunque una parte tutto sommato non così consistente, però è una presenza che in Europa ci vede in un posto importante. Insomma, sicuro noi avremo molte, molte cose da dire, però mi fa piacere oggi, con il fatto che siamo stati così brave, e ringrazio Chiara per aver mantenuto questi tempi, visto che siamo così brave, mi piacerebbe che ci fosse qualcuno di persone che ci stanno ascoltando, che volesse portare, non so, fare delle domande, fare un intervento, portare qualche testimonianza, insomma, che volesse intervenire, perché le altre volte ci siamo sempre trovate un po' in affanno con i tempi, mentre oggi possiamo ancora dedicare sicuramente più di qualche minuto ad intavolare un dibattito con chi ci ascolta. Non so se posso intervenire un attimo prima di aprire. Sì, certo. Gli altri interventi. Dunque, io volevo dire questo, e in questa ricerca che abbiamo fatto sugli ingegneri architetti della scuola romana, quindi su coloro i quali hanno in qualche modo esercitato l'architettura, l'urbanistica all'interno della scuola romana, questo da Roma Capitale ad oggi, insomma, è emerso un quadro da questo punto di vista abbastanza sconcertante, ovvero il fatto che nella facoltà di ingegneria della Sapienza non c'è attualmente una ordinaria nelle materie ICAR. Non esiste. E l'unica ordinaria,
che diciamo un ordinario ingegnere nelle materie ICAR. Non c'è mai stata. Bellante De Martis è diventata ordinaria nel 1986, però in un settore che aveva un altro nome e che poi cambia denominazione, così come Luna Kappler ha specificato il 4 ottobre del 2000. Però di fatto, appunto, non so, noi abbiamo una presidente del corso di laurea che è un'associata, una ordinaria ingegnere ICAR non c'è. Ci sono ci sono due ordinarie, ma sono architetto da noi, e una di queste stimatissima è qui presente con noi oggi, ed è Claudia Mattogno, l'altra è Maria Argenti. E dopodiché c'è stata appunto Renata Bizzotto, ma è architetto, poi la Laura Carnevali, che è architetto. Però in effetti in una facoltà di ingegneria a Roma non c'è una ordinaria ingegnere, laureata in ingegneria. Aspettiamo le nuove generazioni. La prima, ecco, aspettiamo le nuove generazioni e facciamo tanti auguri. La prima è ordinaria a Roma che mi risulti è quindi parliamo di altre università, di altri atenei, che mi risulti è Tullia Iori all'università di Tor Vergata. Ecco, quindi per esempio Tor Vergata, che è un'università abbastanza giovane, cioè è riuscita adesso, Tullia Iori è molto brava, lo sappiamo, però ad esprimere una ordinaria nel 2013, no? Ingegnere. La facoltà di ingegneria diciamo ha questa pecca, perché a questo punto si parla di lacuna, perché non è che vogliamo possiamo trovare altri termini da questo punto di vista, no? C'è proprio una mancanza. Abbiamo avuto anche sfortuna, perché c'era una brava da noi che poi è scomparsa, Claudia, no? Che poteva, diciamo, ambire. Comunque adesso non facciamo nomi, però voglio dire, stando così le cose, il quadro è sconcertante. Probabilmente se si facesse un'analisi nelle altre facoltà di ingegneria dove sono presenti dei corsi di ingegneria e di architettura, potrebbe emergere, e questo forse sarebbe anche da farsi, no? Per capire da questo punto di vista come stanno le cose. Perché poi effettivamente il dato che le donne si cancellano dagli ordini è un dato anche abbastanza inquietante. Ma le donne ci sono. Io nel mio corso perlomeno due terzi sono donne. Quindi oggi alla facoltà di ingegneria i due terzi perlomeno insomma sono donne. Quindi nei corsi di laurea di ingegneria e di architettura le donne ci sono. Dopodiché, quindi quel 28% diventa poi così, perché ci sono tanti altri corsi di laurea, eccetera. Però voglio dire, insomma, secondo me non si può poi da queste, voglio dire, questi numeri andare, qualcosa deve cambiare. Ecco, quindi io sono solo, purtroppo, però sono con voi, come dire, insomma, ci sono. Grazie. Allora, adesso... Scusa, posso dire una cosa rapidissima a sostegno del professore? Veramente, io l'avevo detto prima, è importante che ci siano le ordinarie, perché lo dico da giornalista in questo caso, non da storica delle donne. Purtroppo il problema delle esperte si pone ancora. Quando noi dobbiamo chiamare un'esperta, ci chiedono un ordinario. Cioè, e quindi la mancanza delle ordinarie fa sì che noi giornalisti non intervistiamo le donne. Quindi è una cosa che è reale, e questa minore visibilità tira a catena quello, anche l'effetto STEM sulle ragazze, eccetera, eccetera. Allora, riprendo la parola da moderatrice. Volevo lasciare la parola a questo punto a Luna Kappler per sapere se anche lei vuole aggiungere qualcosa.
Sì, volevo rispondere a un'osservazione fatta da Valeria Palumbo circa la presenza di Gabriella Bellante all'interno dei media e dire che io mi ero fatto un interrogativo simile per quanto riguardava invece la parte scientifica della sua produzione scientifica. E sono rimasta anche piacevolmente sorpresa, nel senso che Gabriella Bellante ha scritto tantissimo e mi dispiace che non se ne parli. Se si va a ricercare su Iris, che è poi la piattaforma che raccoglie le pubblicazioni delle varie docenti, si nota che ha scritto direttamente con 7 docenti importanti della facoltà e 42 ricercatori attualmente utilizzano i suoi testi in pubblicazioni molto molto recenti. E questo invece entra poi in contraddizione con la ricerca fatta invece generalmente sul web. Gli unici articoli che parlano di lei sul web si riferiscono poi in particolar modo a un evento che lei ha promosso all'interno di Sapienza, di commemorazione in questo caso della nascita di suo marito. E io volutamente non ne avevo parlato, anche se comunque questo aspetto è stato molto importante anche per il suo interessamento verso l'ingegneria. Cioè, suo marito era laureato in ingegneria civile, trasporti, in ingegneria aeronautica e in matematica. E mi è dispiaciuto vedere che sul sito di Sapienza, quindi l'unico riferimento a Gabriella Bellante è stato fatto in considerazione di questo aspetto, quando in realtà è stata ordinaria in Sapienza. Grazie, io sono molto contenta quest'oggi di aver avuto il tempo di questo secondo giro, perché abbiamo aggiunto cose, abbiamo insomma, devo dire che un po' grazie al fatto che tutti siete stati molto nei tempi, e un po' grazie secondo me anche al contributo di Valeria Palumbo, che ha fatto un intervento che veramente ha stimolato un po' il dibattito tra di noi. Io, se non ci sono altri interventi, qualcuno che vuole aggiungere qualcosa, penso che possiamo andare in chiusura, e quindi ringraziare, e vorrei proprio ringraziare per questo bel pomeriggio tutte noi e tutti noi. E vi rimando al prossimo appuntamento, che sarà il prossimo venerdì, l'ultimo venerdì del prossimo mese, quindi l'ultimo venerdì di giugno, il 25, sempre a quest'ora, sempre quindi alle 4, che avrà come tema appunto il comunicare il progetto e l'architettura. Grazie, arrivederci. Sì, non ci sono chat, non ci sono domande. Bene, ci possiamo salutare. Giusto una parola conclusiva per riprendere anche quello che diceva Luna Kappler e anche quello che diceva Maria Palumbo del fatto che i media non coprono. Voglio solo ricordare a chi ci ascolta che questa ricerca nasce anche proprio per coprire un vuoto di conoscenza all'interno di Sapienza, perché come dicevo nella seminario di presentazione iniziale, se voi digitate laureate illustri dentro il portale di Sapienza, ebbene non trovate nemmeno il nome di una donna, trovate bene quello di Luigi Pirandello ovviamente, trovate quello di Enrico Fermi, ma non trovate altri nomi. E sulla voce alunni, dove ci sono comunque dei personaggi, perché posso capire che laureati illustri siano, diciamo, personaggi di grande respiro come Nobel però sulla voce alunni forse molte di queste tecniche sapienti che noi abbiamo citato nei vari seminari sicuramente meriterebbero un posto, e con questo ci stiamo attivando grazie, diciamo, a questa ricerca che ha raccolto anche l'interesse della rettrice a poter, diciamo, indirizzare il portale di Sapienza in questa direzione. Quindi speriamo di poter dare un contributo fattivo a una maggiore diffusione anche attraverso dei media e delle ricerche sul web. Assolutamente, grazie. Bene, allora vi aspettiamo tutti il 25 giugno per l'ultimo seminario, e poi vi invito in anteprima, così l'abbiamo forse già detto, ma al convegno internazionale conclusivo che si farà il 4 ottobre, quindi non perdeteci di vista, ma avrete nostre notizie, questo è sicuro.
Arrivederci a tutti, grazie di averci seguito. Arrivederci, grazie. Dalla Facoltà di Ingegneria, un saluto.